Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Franca Vilevici di Adesso Trieste e Mirko Martiri di Noi con l'Italia. Quindi, se vorrete dialogare con i nostri ospiti, potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo anche i nostri collegamenti esterni quest'oggi, quindi continuate a seguirci anche in relazione a quello che è il cambiamento del tempo, all'allerta meteo che è stata diramata ieri dalla Protezione Civile, un'allerta di colore giallo. Ora andiamo subito a vedere le previsioni del tempo con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Da giovedì una depressione atlantica avvicinandosi alla regione favorirà l'afflusso in quota di correnti sudoccidentali umide ed instabili. Venerdì tale afflusso sarà più consistente con scirocco nei bassi strati e col passaggio di un fronte poi in serata. Quindi andiamo a dare uno sguardo alle giornate di oggi e domani con un occhio anche al weekend. Cielo da nuvoloso oggi a coperto sulle zone occidentali, piogge in genere moderate sulla fascia orientale, specie sulla costa Isontino, Carso e Cividalese. Piogge intermittenti ed abbondanti e intense, anche temporalesche, e saranno possibili localmente anche piogge stazionarie molto intense. Sulla costa, specie sul settore orientale del Golfo di Trieste, soffierà vento anche sostenuto da sud, con possibile acqua alta e mareggiate. Sui monti in quota soffierà vento sostenuto da sud-ovest. Qui vediamo ancora un peggioramento del meteo venerdì 20 ottobre. Cielo nuvoloso sulla costa, in prevalenza coperto altrove, con piogge intense o molto intense, anche temporalesche, sulla zona montana, probabili già dal mattino. Su pianura e costa le piogge saranno invece più probabili nel pomeriggio-sera. Soffierà vento forte da sud-ovest sui monti, da sostenuto a forte in prevalenza da sud-est, sulla costa, con mareggiate e acqua alta. Nella tarda serata attenuazione del vento e delle piogge, quindi un lieve miglioramento poi per la giornata di sabato, in cui però vediamo ancora qualche resto di tempo instabile con cielo da nuvoloso a coperto e piogge sparse, intermittenti, deboli o moderate sulle zone occidentali, abbondanti, localmente intense e temporalesche invece sulla fascia orientale. Sulla costa soffierà ancora vento da sud o sud-ovest, in genere moderato. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, una notizia che con cui abbiamo aperto anche noi ieri il nostro telegiornale ed è riportata su molti quotidiani anche di livello nazionale. Qui siamo sul piccolo, il governo reintroduce i controlli al confine, questa è la notizia. Da sabato torna temporaneamente la frontiera con la Slovenia per la minaccia terroristica. E qui vediamo invece la foto, la guerra di Gaza, Biden in Israele. Cautela ONU, Europa e Italia si blindano. Il governo manovra CGIL verso lo sciopero, il rebus dei 100 milioni in più. Andremo a vedere anche questo. Poi, per quanto riguarda la regione, spesa record da 1 miliardo per il personale della sanità. Ancora la cronaca, la corsa al biglietto per il ritorno al Rocco della Triestina, poi ancora un comitato tecnico per la Cabinovia, le accuse dei Dem, un caso di dengue e San Giacomo blindata per la disinfestazione. Andiamo a vedere ancora i commenti, invece la notizia principale, la Premier Meloni: mi assumo la responsabilità, Schengen sospeso per necessità, e le reazioni appunto da parte di Massimiliano Fedriga: urgente garantire sicurezza, il PD, ma la misura sia eccezionale. La cena triestina degli chef stellati, vediamo qui l'evento, e poi per le culture carriera in salita per le astrofisiche sull'onda sulle tracce insomma di Margherita Hack, immaginiamo. Allora, andiamo a vedere ancora altri quotidiani in edicola quest'oggi. Allora, ancora qualche piccolo problema di login per quanto riguarda il Corriere. Andiamo sulla Repubblica. Biden, il mediatore. Questa è la notizia principale, la missione in Israele. Il presidente USA: la priorità sono gli ostaggi, non rifate i nostri errori dopo l'11 settembre. Strage a Gaza, colpa di Hamas, scusate, in video la prova che il missile era della Jihad, aiuti umanitari per i palestinesi.
mesi. Scontri a Beirut, Putin a Xi, noi uniti. Terrorismo, Meloni blocca il confine sloveno. Anche qui appunto troviamo questa notizia. L'Unione Europea stop a Schengen. L'amico americano, i nuovi equilibri, sono i commenti, gli occhi chiusi sulla realtà. E poi la terra del pogrom si riscopre unita. Contro la manovra la CGIL chiama lo sciopero generale. C'è anche questo appunto sulla Repubblica. Vediamo la stampa, evitiamo un altro 11 settembre, queste le parole di Biden a Netanyahu, salvate gli ostaggi, non ripetete i nostri errori, Israele non ha colpito l'ospedale. Tel Aviv sulla strage a Gaza, abbiamo le prove, sono stati i jihadisti. L'Italia chiude i confini con la Slovenia proprio per il rischio terrorismo. La strage dei bambini dal kibbutz di Kfar Aza alla striscia di Gaza, i 1000 innocenti, e qui vediamo alcune fotografie. Ancora l'intervista a Zagrebelsky, il caso apostolico creato per intimidire tutti i magistrati, questa l'opinione appunto di Gustavo Zagrebelsky sul caso della giudice apostolico. Libero, Giorgia chiude le frontiere, questo è il titolo, Meloni, è una mia decisione, via Schengen, tornano i controlli a confini con la Slovenia, il timore per i profughi in arrivo per la guerra. Altri 8 paesi in Europa sospendono il patto. La necessità di alzare il livello di guardia. E poi la figuraccia di Conte e soci, la bomba su Gaza sparata da Gaza. Andiamo a vedere ancora il giornale, si chiudono le frontiere, strage dell'ospedale, la sinistra crede alle bugie di Hamas, controlli tra Italia e Slovenia, l'Unione Europea si sveglia, espellere chi minaccia la sicurezza. E ancora vediamo qui figuracce in TV per Schlein, trovano i soldi solo per i condoni e perfino Floris ride delle gaffe di Elly. Ancora il Fatto Quotidiano, vediamo Biden fa il doppio gioco, aiuti a Gaza, niente guerra. Ospedale, 2 versioni, 0 prove. Il presidente USA scagiona Israele, ma l'ONU avvia un'indagine terza. Piazze arabe contro Tel Aviv e ANP. Salvini si fa il suo 4.11, Fratelli d'Italia e Forza Italia lo scaricano. Crosetto annulla parata, il suo 4 novembre, allora evidentemente. Allora torniamo a vedere se riusciamo ad aprire la prima pagina del Corriere della Sera, eccola qui, Biden al fianco di Israele, non fatevi dominare dall'ira, la strage a Gaza colpa di altri, l'Italia chiude le frontiere est, il leader USA da Netanyahu, evitate i nostri errori, allarme terrorismo, 11 paesi europei ripristinano i controlli ai confini, tra cui anche il nostro, proprio il nostro confine con la Slovenia. Da Beirut al Marocco si infiamma il mondo arabo, da conto appunto il Corriere della Sera, ancora il giallo, l'audio, le schegge, il razzo era della Jihad, l'ospedale colpito, la ricostruzione dei fatti. In Polonia vince l'Europa senza farsi troppe illusioni, è il commento di Paolo Valentino sul Corriere, il segnale, gli equilibri. Salario minimo, stop alla legge, scontro in aula. La CGIL pronti allo sciopero. E poi il procuratore Gratteri con gli amici d'infanzia che ho arrestato, si racconta in questa intervista sul Corriere della Sera. Torniamo sul piccolo e andiamo a vedere ancora appunto le questioni principali, qui c'è appunto la visita di Biden per quanto riguarda appunto il conflitto israelo-palestinese, l'Europa si blinda, cresce l'allerta terrorismo, sono 9 attualmente i paesi che hanno deciso di sospendere Schengen e c'è anche il nostro, come vi dicevo, noi ieri abbiamo realizzato un servizio su questa chiusura, diciamo così, del confine, ripristinati i controlli, da sabato sospesa la libera circolazione di Schengen con la Slovenia. Allora rivediamo insieme il servizio.
Tornano i controlli al confine con la Slovenia. Il governo italiano ne ha comunicato la reintroduzione in base all'articolo 28 del codice delle frontiere Schengen. I controlli alla frontiera verranno ripristinati da sabato 21 ottobre e saranno in vigore per almeno 10 giorni, prorogabili. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che nell'informare il suo omologo sloveno Bostian Poklukar ha parlato di prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata. Della possibilità di un simile provvedimento, previsto solo in casi particolari di pericolo tra i paesi Schengen, si parla da tempo in relazione al crescente transito di migranti sulla rotta balcanica. Ora la decisione forte del governo, presa per la crescente tensione ai confini europei, soprattutto a seguito degli attacchi contro Israele, che ha accentuato la percezione di una minaccia interna. Non fa mai piacere chiudere i confini, nessuno avrebbe voluto questo epilogo, ha commentato a caldo il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ma la situazione è venutasi a creare e la stessa linea tenuta dagli altri paesi ha fatto sì che il governo prendesse questa decisione, con primo fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Quella del governo è una risposta adeguata a una situazione complessa, invece il commento dell'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Nella nota di Palazzo Chigi si fa riferimento al quadro aggravato dalla costante pressione migratoria cui l'Italia è soggetta. Nella sola regione del Friuli Venezia Giulia dall'inizio dell'anno sono state individuate 16.000 persone entrate irregolarmente sul territorio nazionale. Uno scenario approfondito dal Comitato Antiterrorismo del Ministero dell'Interno, che ammette le misure di polizia alla frontiera italo-slovena non risultano al momento adeguate a garantire la sicurezza richiesta. Questi fatti naturalmente ne parleremo ancora, torneremo anche sui confini da sabato per 10 giorni, appunto per prorogabili, per vedere insomma se ricominciano i controlli al confine, controlli a cui non eravamo sicuramente più abituati. Torniamo sul Corriere della Sera, la strage, rottami, l'incendio, le voci, cosa è successo all'ospedale, un missile della Jihad, questo è il titolo del Corriere della Sera. Andiamo avanti, sempre per quanto riguarda la situazione nella striscia, la telefonata tra i miliziani sembra proprio un razzo locale, ma cosa dici? L'intercettazione di Hamas, quella bomba su Mariupol, la propaganda, la nebbia di guerra, il precedente, insomma quella bomba, lo ricordiamo, anche abbastanza recente, sull'ospedale di Mariupol in Ucraina. Andiamo a vedere ancora, sempre sul caso dell'ospedale colpito, auto bruciate, porte divelte, lì cercavano rifugio. Le tappe, l'attacco di Hamas senza precedenti. Da Ramallah a Beirut, il fiume della collera, colpite Tel Aviv, il mondo arabo, ambasciate sotto tiro, nei territori contestato Abu Mazen, a Tripoli, proteste contro gli italiani colonialisti. C'è anche questo, insomma, nella rivolta del mondo arabo. Non fatevi consumare dall'ira, dice e ammonisce Biden, e sull'ospedale Biden è con Israele. Ancora andiamo a vedere Petraeus, l'Iraq serva da lezione, bisogna già pensare al piano per il dopo. Il generale USA ed ex direttore della CIA dice Hamas terrorista, al confronto i talebani sembrano maestri di ragionevolezza. Stop a Schengen, dall'Italia e altri 10 paesi l'Unione Europea espellere i migranti se sono una minaccia. Meloni, la sospensione al confine con la Slovenia è necessaria, ma me ne assumo le responsabilità, lo abbiamo riportato anche noi appunto nel nostro servizio. Allora, ora torniamo invece in città, torniamo a Trieste per collegarci con la sala operativa della polizia locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Vediamo, siamo al telefono con l'ispettore capo Lionello Schillani, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, qual è la situazione questa mattina, anche poi in previsione del maltempo, no? Adesso non è proprio così terribile come dicevano le previsioni, però nella giornata c'è questa allerta di colore giallo. Sì, confermo, attualmente la pioggia in atto non è molto intensa, è prevista in aumento durante la mattinata, quindi vedremo se creerà qualche problema per quanto riguarda la viabilità con gli allagamenti, è prevista anche un'alta marea e dei possibili allargamenti zone rive, speriamo di no, ma comunque eventualmente saremo
sul posto con le pattuglie questa mattina eventualmente a fare delle chiusure e deviazioni se questo dovrebbe accadere. Per quanto riguarda la serata di ieri, si è conclusa positivamente l'intervento nella zona di San Giacomo, è riuscito, diciamo, tutto bene, la strada è stata riaperta, quindi è stato tolto tutti i divieti, quindi si può circolare liberamente. Disinfestazione dopo il caso di dengue trovato appunto a San Giacomo. Sì, esatto, sì, parlavo di quello e tutto si è risolto, quindi adesso c'è un transito libero sia pedonale che veicolare, tutto è risolto nella serata di ieri. Nottata sono interventi di routine controllo, nulla da segnalare. Per quanto riguarda le manifestazioni, ho solo due presidi, uno appunto in Campo San Giacomo dalle 16:19 questo pomeriggio sera e questa mattina dalle 11:30 alle 13 in Piazza d'Italia, altro presidio, naturalmente anche qui in zona pedonale la viabilità non dovrebbe risentirne. Per quanto riguarda il traffico previsto oggi, può essere che sia anche abbastanza intenso visto la pioggia e l'uso massiccio dei veicoli a quattro ruote, quindi ci potrebbero essere degli intasamenti o degli allentamenti, naturalmente vedremo nel corso della giornata come si evolverà. Per quanto riguarda sempre il maltempo, fare attenzione ai veicoli a due ruote in quanto la strada bagnata e quindi può essere più scivolosa e pericolosa, soprattutto per i mezzi a due ruote. Altre cose particolari sono, vorrei rubare ancora alcuni minuti solo per anticipare la giornata di domani, in quanto domani sera avremo la partita di calcio allo stadio Nerea Rocco, essendo un derby ci sarà per quanto riguarda sicurezza e ad alto impatto, quindi verrà chiusa la via Valmaura e verrà sgomberata, questa notizia che mi preme perché dopo sono sempre i soliti problemi con gli sgomberi, la rimozione dei veicoli. Quindi dalle ore 14 la via Valmaura, nel tratto compreso tra via Palatucci e la via Carpinetto, verrà sgomberata dai veicoli presenti in sosta, sono già stati posti i divieti e verranno fatti sgomberi. Poi verrà chiusa dalle ore 19 il transito veicolare e inoltre verrà anche chiusa dalle ore 21 l'uscita GVT in direzione Valmaura. Naturalmente lo ribadiremo anche nei prossimi collegamenti per la giornata questo di domani sera, la partita è prevista alle 20:45. Benissimo. Con questo non ho altro da segnalare, restituire la linea. Grazie all'ispettore capo Lionello Schillani, c'è grande attesa naturalmente per la partita, ne parleremo anche noi, anche oggi, come abbiamo già fatto ieri nel telegiornale. Grazie, intanto buon lavoro e buona giornata, sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie anche lei e a tutti i telespettatori. Grazie, allora noi torniamo sul giornale a vedere quella che è stata l'operazione di ieri di cui ci parlava anche l'ispettore Schillani, San Giacomo, divieti e tutti a casa per la disinfestazione anti-zanzare, ordinanza del comune d'intesa con Asugi dopo un caso di dengue nel rione, zona blindata per una sera e qui vediamo alcune immagini, l'acqua stagnante e l'habitat per le larve deve essere eliminata, dice l'esperto. Poi torniamo sempre sui temi cittadini, Cabinovia ha scelti due componenti del collegio consultivo tecnico. Nella determina municipale citati anche 759.000 euro per gli incentivi su dipendenti coinvolti nell'iter. Continua intanto il dibattito sulle compensazioni dopo la valutazione ambientale negativa della regione. Uffici comunali al lavoro mentre il PD attacca Scoccimarro su questa questione della Cabinovia. Appunto. Dopo i rilievi di Ansfisa invece trasparenza. Oggi la seduta è dedicata al nodo tram, una seduta che cercheremo appunto di seguire in diretta proprio qui a Sveglia Trieste, quindi se vorrete seguirla con noi potrete farlo seguendoci, appunto guardando in diretta i nostri collegamenti esterni, perché si parla oggi in commissione trasparenza proprio del tram, per l'occasione la seduta si svolgerà non nella sala aggiunta ma nella sala del Consiglio Comunale, proprio per consentire una più ampia partecipazione. Quindi questa mattina alle 9 si terrà la commissione trasparenza sul tram di Opicina. La seduta è stata convocata su richiesta del presidente Alberto Pasino di Punto Franco alla luce delle indicazioni date dall'Ansfisa dopo l'analisi condotta dai tecnici dell'agenzia sul cantiere ultimato appunto del tram. Le osservazioni prodotte dall'ex Ustif nel corso dell'estate hanno portato alla luce linee adeguatezza della sistemazione dei binari che di fatto ha impedito alla macchina rincalzatrice di portare l'allineamento della linea entro i limiti previsti dalla legge. Quindi oggi si farà il punto su questa delicata questione riguardante il tram di Opicina.
In vendita 14 alloggi ATER, domande da presentare entro il 30 novembre, appartamenti in diverse zone della città. Poi ancora i 5 milioni per Servola, solo un parziale ristoro, dice il capogruppo di Adesso Trieste, La Terza. Il ritorno di Godina, neoeletto presidente locale di Italia Viva, l'ex vicepresidente della provincia, ora alla guida dei Renziani a Trieste. Qui vediamo appunto nella foto, lo ha deciso il congresso. Poi il governo impone l'ok ai bilanci entro l'anno, il comune accelera. Si parla della contabilità del municipio, c'è la foto anche dell'assessore competente, assessore comunale al bilancio Everest Bertoli. L'ente punta a ripetere l'approvazione anticipata del 2022, ma l'aumento dei costi si riflette sulle previsioni di spesa. L'area del personale nel suo complesso è passata da un totale di 110 milioni di euro a oltre 116 milioni. Giunta obbligata a chiudere il cerchio entro metà novembre. A Palazzo già due bozze, la terza in arrivo. Si parla delle varie vertenze, qui c'è quella con l'area educazione, UIL e CISL restano su posizioni diverse, la vertenza appunto con l'amministrazione e poi la situazione scioperi a scuola, sul web la protesta delle famiglie, c'è anche questo fenomeno, insomma chi ha figli in età da scuola lo sa bene. Teatro Rossetti, pieno per cantare insieme, abbracciando e condividendo la fragilità. Questa è la manifestazione, il grande spettacolo che è andato in scena l'altra sera, condotto fra l'altro sul palco dal nostro Umberto Bosazzi, e che noi abbiamo così documentato con un servizio nella giornata di ieri, una serata voluta dal neoassessore ai servizi sociali del comune. Allora rivediamo insieme il servizio. È stata una festa, semplicemente, perché così doveva essere insieme lo spettacolo che l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Trieste ha allestito ieri a Rossetti. Voleva essere soprattutto un'occasione per parlare di quanto il Comune realizza in questo settore, mostrando, come ha sottolineato il prefetto, l'altro lato della luna, che cioè esiste una creatività, una voglia di far vedere quanto si è lavorato e quanto si vale, anche e forse soprattutto da parte di chi è meno fortunato. Il Foyer Vittorio Gassman ha ospitato una mostra organizzata dall'ANFA. Sul palcoscenico della Sala Assicurazioni Generali si sono esibiti la Calicando Band, il coro degli afasici e il coro Parche i Soni Invezza i Canta, nonché oltre quella sedia. Alla fine applausi per tutti e la consapevolezza che, appunto, insieme si arriva dove si vuole, persino dove non si può. Questo è l'applauso finale, uno dei tanti applausi che hanno caratterizzato la serata. Allora, torniamo a leggere il piccolo. Si è parlato del caso Bibbiano ieri, deformata la realtà, attaccati alla fine i diritti dei bimbi, la presentazione del libro che racconta la verità degli operatori accusati. Questo è il dibattito, è andato in scena ieri la presentazione alla libreria Minerva. Deportati nei lager da Trieste la class action. Gli eredi di internati fanno causa per l'accesso ai risarcimenti. Incostituzionale il termine per chiedere i danni. La prima iniziativa collettiva a livello nazionale per il fondo riservato alle vittime del Terzo Reich. Per i legali, quello dei familiari è un diritto che non può avere limiti temporali. I crimini di guerra sono imprescrittibili. Parte quindi la prima class action che coinvolge gli eredi di italiani deportati nei campi di concentramento nazisti per chiedere risarcimento danni alla Germania per le enormi sofferenze patite dai loro cari. Sono già sei i triestini che hanno deciso di aderire. Assieme a loro ci sono anche quattro friulani residenti a Manzano, Martignacco, Codroipo e Flaibano. L'obiettivo è far riconoscere l'incostituzionalità del termine per presentare le richieste di risarcimento. Scadeva il 30 giugno scorso e non aveva permesso a numerosi eredi di avviare in tempo la causa risarcitoria.
Accoltellò l'ex compagna, il processo in novembre, tentato omicidio in via del Veltro, lo ricorderete, ha scelto il rito abbreviato. Besart Baksaku, il 38enne di origine kosovara, arrestato dopo aver accoltellato l'ex compagna, 45 anni, era la sera dell'8 marzo scorso, proprio la data in cui ricorre la festa della donna. Avviso, bando per un tirocinio in procura dei minori, quindi ha riaperto il bando la procura per un tirocinio di 18 mesi da svolgere nei propri uffici. L'arrivo del maltempo, temporali e mareggiate, oggi nuova allerta meteo, un'allerta meteo per tutta la giornata di oggi dalle 6 del mattino alla mezzanotte, è stata diffusa ieri dalla Protezione Civile per l'avvicinamento di una marcata depressione atlantica che favorirà piogge intense, vento forte e mareggiate, quindi anche questa è la notizia che vi abbiamo dato prima nel collegamento con la sala operativa della polizia locale. Ancora no Green Pass e oltre, in corteo ricordando il coraggio dei portuali, pace, giustizia sociale, sabato la mobilitazione, il richiamo al 2021, la conferenza stampa qui vediamo del coordinamento no Green Pass e oltre, e noi abbiamo seguito la conferenza con un servizio che rivediamo ora insieme. Lo ribadisco, è stata, che io ricordo, la giornata più vergognosa dello Stato italiano, della rappresaglia contro dei lavoratori che adesso, passati 2 anni, si può dire che avevano totalmente ragione. 2 anni esatti dallo sgombero del porto di Trieste, le proteste dei No Green Pass dispersi dalle forze di polizia. Era il 18 ottobre 2021. Oggi i rappresentanti del coordinamento No Green Pass e oltre, quelli del coordinamento lavoratori portuali e lo stesso Stefano Puzzer, ex portuale, all'epoca a capo del movimento di protesta, si sono riuniti per ricordare i fatti di 2 anni fa e promuovere un corteo che andrà in scena a Trieste sabato 21 ottobre. Noi ci siamo imposti contro un passaporto verde che dava il diritto e la possibilità ai lavoratori di andare a lavorare, quando sappiamo bene che la Costituzione difende il diritto dei lavoratori, difende la libera scelta. Quindi quello che posso dire è che rifarei tutto quello che abbiamo fatto e che ringrazio ancora i ragazzi del No Green Pass Trieste, che sono quelli che sono riusciti per primi ad aprire gli occhi a noi triestini, a noi lavoratori. Oggi è un giorno triste per la nostra città e per il mondo intero, perché veniva sgomberato con violenza un presidio di lavoratori, lavoratrici, pensionati, studenti, che reclamava libertà per andare sul proprio posto di lavoro senza esibire il Green Pass. Per noi questa lotta, quella mobilitazione rimane valida, ha un valore enorme oggi verso una società che precipita verso il peggio, una società dove i lavoratori faticano sempre di più a arrivare a fine del mese, dove la guerra è sempre più presente, vediamo quello che sta succedendo in Palestina, e quindi il corteo del 21 è un modo per ribadire i nostri valori che ci connaturano: libertà, pace, eguaglianza. E chiamiamo tutti coloro che erano in porto e anche coloro che non c'erano a manifestare ancora una volta per queste parole d'ordine che sono universali secondo noi. Questa è dunque la manifestazione che si prepara per sabato e tutte le motivazioni che abbiamo sentito nelle parole dei promotori. Allora torniamo a leggere i giornali. Metullio, Deprà e altre 7 star della cucina, il team da sogno per la cena evento dell'anno. Ieri una squadra di chef pluristellati mai vista assieme ha cucinato per un selezionatissimo gruppo di giornalisti stranieri. E qui è la foto di rito, stelle in piazza Unità, la rispicco nell'ambito di Einposit. Ancora Lonely Planet esalta Trieste sul web, critiche su TripAdvisor per il tram, luci e ombre online, la città è indicata come meta ideale per il weekend, ma i turisti si dicono scottati dal fatto di trovare la linea storica bloccata. Quindi queste le recensioni analizzate un po' da Nicole Brusaferro oggi sul Piccolo. Trieste da vedere e vivere in 2 giorni.
giorni è la proposta della Lonely Planet, la popolare guida per viaggiatori, in un articolo online uscito l'altro giorno che suggerisce dove andare e cosa fare qui in un weekend. Sul web ci sono molte luci, certo, per la città del momento, però pure qualche ombra. Su TripAdvisor, infatti, non solo i triestini ma anche parecchi turisti lasciano recensioni negative sul tram di Opicina che non c'è, ne segnalano la prolungata assenza che ancora non viene risolta. Insomma, questa è la questione che, ricordo, sarà analizzata, il ritardo in particolare della fine dei lavori, il cantiere finito, ma i nuovi problemi per la rimessa in moto, diciamo così, del tram saranno analizzati oggi nella commissione trasparenza che noi seguiremo in diretta a partire dalle 9 di oggi, quindi andremo a vedere questa commissione proprio in diretta. Ora ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, torniamo a vedere i giornali, però prima volevo leggervi qualche mail che è arrivata al nostro indirizzo, riguarda in particolare il caso dello stadio. Allora ci scrive Nevio: buongiorno Sveglia Trieste, si parla tanto dello stadio Rocco, per quanto riguarda sul terreno erboso che è stato rovinato, mi chiedo perché non si è fatta la copertura con dei teloni prima di fare il concerto. Secondo me non si doveva nemmeno costruire lo stadio Rocco, bastava allargare le tribune del Grezzaro. Vabbè, insomma, questo si va troppo indietro nel tempo, signor Nevio, visto che dietro c'era lo spazio. Trieste non è una città per avere una squadra in Serie A, la prossima volta sia di lezione responsabile, spero che si faccia la copertura. Saluti da Nevio. Davide invece: la copertura con teloni per diversi giorni in estate avrebbe rovinato tutte le radici. E Davide sembra rispondere quasi a Nevio: temperatura, ma mancanza di sole e acqua, ci si inventa agronomi perché in casa si hanno due gerani. Questo succede spesso, Davide. Nella vicenda Rocco in effetti mancano tante informazioni e mancano anche le domande scomode, ci dice Davide. Tante sono state già espresse. Una interessante è quando si è accelerato la consegna del prato, oltre alla struttura drenante, i lavori notturni hanno dimenticato qualcosa? A me risulta di sì, e non ci fa sapere però che cosa, magari ce lo scriva, signor Davide. Allora, andiamo a vedere altre notizie, dicevo, sul giornale. Torniamo sul piccolo per le notizie di carattere cittadino. Sfila stile MasterChef nella casa di riposo, l'iniziativa con un giudice d'eccezione, quindi lo stesso chef Matteo Metullio è stato protagonista l'altro giorno negli spazi dell'RSA Ad Maiores della festa per la giornata nazionale dei cuochi, che ha coinvolto gli anziani ospiti in un'appassionante sfida culinaria ispirata al famoso programma MasterChef di Metullio. È stato il giudice Metullio, appunto, è stato il giudice d'eccezione. Ci spostiamo ad Aurisina, posti auto nella piazza che verrà, altro scontro politico. L'ex vice sindaco di centrodestra Romita dice: già previsti da noi i posti auto. La replica del sindaco Gabrovez: progetto originario solo pedonale. Questa è la polemica intorno alla nuova piazza di Aurisina. C'è anche un'altra notizia che abbiamo riportato anche noi nel telegiornale di ieri: animali maltrattati in una fattoria a Trebiciano, indagato il proprietario, sequestrati cani, capre, oche e zebù. Rivediamo il servizio di Gianluca Paladin. Animali sofferenti, con lesioni sul corpo, tenuti in condizioni inadeguate, con vari problemi di salute, sotto stress e sottopeso, per malnutrizione e disidratazione e con massiva infestazione di pulci. Alcuni di questi animali necessitano di urgenti cure veterinarie. Sequestrati in una fattoria di Trebiciano, 23 ungulati tra capre e caproni, un cane femmina adulta con i suoi 5 cuccioli, due oche, un'anatra e due zebù. Posto a sequestro anche il terreno dove gli animali erano costretti a vivere in condizioni
incompatibili con la loro natura e caratteristiche. La perquisizione, delegata dal pubblico ministero Federico Frezza, è stata eseguita oggi dai carabinieri e dalla polizia locale di Trieste, assieme ai veterinari di Asugi, con l'ausilio del personale dell'OIPA. Il proprietario della fattoria risulta indagato per il reato di maltrattamento e detenzione di animali. L'uomo era già stato processato per fatti analoghi tra il 2018 e il 2019 e il processo si era concluso con la messa alla prova. L'indagine è scaturita dopo una serie di segnalazioni da parte di alcuni cittadini. Alla luce di ciò, la stessa Procura di Trieste invita tutti a segnalare alle forze dell'ordine ogni episodio riconducibile al maltrattamento di animali al fine di evitare loro inutili sofferenze. Allora, una raccomandazione giusta, torniamo al tema d'apertura un po' anche di tutti i quotidiani in edicola oggi, quello della chiusura dei confini, della sospensione di Schengen in chiave antiterrorismo, rischio di infiltrazioni dai Balcani, l'allerta degli 007 dietro la stretta, questo sul Corriere della Sera, il vertice a Palazzo Chigi con i servizi, i 16.000 accessi illegali da quel varco nel 2023. Quel varco sarebbe è proprio il nostro varco, il nostro confine qui vicino. Due giorni fa il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo ha avvertito Palazzo Chigi, c'è il rischio di possibili infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori irregolari riferibili non solo alla frontiera marittima, Lampedusa, ma anche a quella terrestre con la Slovenia, concordando sulla necessità di un ulteriore rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo. Già la Slovenia dall'inizio dell'anno attraverso il Friuli Venezia Giulia sono entrate irregolarmente in Italia 16.000 persone, 80 passeur arrestati e Trieste è ormai diventata il capolinea della cosiddetta rotta balcanica. Ogni giorno da poche decine fino a un centinaio di migranti siriani, curdi ma anche afghani, pakistani, tunisini attraversano la frontiera. Migliaia di persone che fuggono da guerre e miseria, tra cui però potrebbero confondersi i foreign fighters delle reti jihadiste attive da anni nei paesi dell'ex Jugoslavia e già coinvolti in passato negli attentati che hanno scosso l'Europa. Da qui appunto la decisione ieri del governo di ripristinare i controlli per 10 giorni a partire da sabato. Il ruolo dell'Italia, vediamo ancora, per neutralizzare Hamas va data una speranza al popolo palestinese. Tajani, vicini a Israele che si difende da atti orribili, è necessario che non debba temere per il suo futuro. Ancora andiamo avanti, Xi Putin dall'amicizia alla fiducia, al vertice di Pechino i due capi di Stato ribadiscono l'intesa, ma cade la formula senza limiti. Qui vediamo appunto questo incontro tra i due leader. I tagli del Goethe Institute, chiusure in Francia e Italia per puntare sull'America. La scuola di intere generazioni adesso lascia i partner europei. Insulti transfobici come quelli razziali, J.K. Rowling, la mamma, diciamo così, di Harry Potter, pronta al carcere, dice. E queste sue dichiarazioni insomma hanno sollevato polemiche. Torniamo alla questione confini. Sul piccolo, Fedriga, misura che ci tutela. Il PD deve essere solo eccezionale. Il dibattito politico si accende dopo la decisione del governo sui confini. Riflessioni aperte su cosa cambierà adesso per le persone e per le merci. Appunto si tratta proprio del ripristino dei vecchi controlli. Staremo a vedere, lo vedremo a partire da sabato, da questo sabato 21 ottobre. La prefettura per ora non commenta, il questore dice faremo quanto saremo chiamati a fare. Bini incontra il ministro slovacco, supporto ai corridoi con Kiev, si parla dell'assessore regionale Bini. L'inflazione frena i consumi, gelata sui prodotti alimentari, tagli anche all'abbigliamento e alle calzature. Per l'Istat nel 2022 la spesa media mensile delle famiglie è cresciuta dell'8,6%.
2,7% rispetto all'anno precedente, ma è stata annullata dalla fiammata dei prezzi. L'anno scorso la quota maggiore di spesa è stata per la casa, il gas e l'elettricità. La manovra è inadeguata, CGIL verso lo sciopero generale, criticati i tagli ai servizi e la mancata lotta all'evasione. Il segretario Landini boccia la legge di bilancio e scrive una lettera a CISL e UIL. Intanto il governo trova l'intesa con le regioni, interventi su sanità e trasporti. Il monito di Mattarella: abbiamo il dovere di pagare le tasse, questo ha detto il presidente alla premiazione dei cavalieri del lavoro. Stop al salario minimo e scontro alla Camera, il rinvio in commissione passa solo per 21 voti. Schlein all'attacco, una scelta pavida e cinica, abbiate il coraggio di fare un dibattito in aula, ammonisce, e le opposizioni annunciano che la raccolta delle firme ha superato il 500.000 di adesioni. Si parla di sanità oltre il miliardo, questa è l'analisi, e la spesa mai così alta sostenuta per i 20.000 dipendenti nel 2022, e poi in un anno 255 infermieri in fuga, in privato il privato è più attrattivo, la denuncia di CGIL, CISL e UIL nella manifestazione che ha evidenziato appunto il nodo riguardante la sanità. Telemedicina è il futuro per le zone di montagna e per quelle disagiate, sono 134 le sedi scoperte, circa 200.000 le persone senza medico di famiglia, e la regione lancia un progetto con la struttura operativa in 2 anni. Vediamo ancora le notizie, appunto le notizie sul piccolo. Arrivano in classe le lezioni sull'ambiente grazie a un progetto lanciato dall'ARPA Friuli Venezia Giulia, avviato un sistema di formazione con la promozione di varie iniziative, presentato anche Ambientarsi 2.0, che punta a scoprire le sfide attuali. Una iniziativa che è stata presentata ieri dall'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, di cui abbiamo raccolto anche l'intervista insieme alla direttrice dell'ufficio scolastico regionale, che vediamo, allora risentiamo in questa intervista. Con l'accordo di collaborazione tra l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e ARPA, Friuli Venezia Giulia, nasce dalla volontà di stringere un patto di collaborazione per implementare i progetti di educazione ambientale delle scuole. Un'alleanza tra ARPA Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'educazione all'ambiente nelle scuole della regione. Tra i punti salienti dell'intesa, l'unione delle forze per un percorso di formazione e coprogettazione congiunta rivolto agli insegnanti, il coordinamento e la promozione verso le scuole di iniziative e strumenti validi nel campo dell'educazione ambientale. ARPA Friuli Venezia Giulia ha anche presentato Ambientarsi 2.0, il rapporto sullo stato dell'ambiente junior, progetto che si rivolge a studenti e insegnanti per accompagnarli a scoprire le principali sfide ambientali che riguardano la salvaguardia del pianeta, con particolare attenzione alla nostra regione. Questo tema, quello della sostenibilità ambientale, dell'educazione ambientale, è un tema che sta molto a cuore al Ministero, ha già iniziato nel 2009 ad emanare le prime linee guida, poi le ha riformate nel 2014 e nel 2019 l'educazione ambientale è una delle materie, delle tematiche che entrano a pieno titolo nell'obbligo di educazione civica, 30 ore all'anno. ARPA ha come competenza l'educazione ambientale, siamo accorti che dobbiamo entrare di più nelle scuole, dobbiamo lavorare con i ragazzi per dargli degli strumenti per gestire assieme a noi quelli che sono lo stato dell'ambiente, come sta l'ambiente. Questo lo facciamo entrando nelle scuole, formando anche gli insegnanti con un progetto aperto, tutta la progettazione verrà poi ripubblicata sul sito dell'agenzia per far vedere, proprio dare a tutti le attività che sono state svolte, permettere poi a tutti di poter beneficiare di questi strumenti che creeremo assieme ai ragazzi per poter seminare assieme con loro il percorso per aiutarli a vivere l'ambiente senza preoccupazioni. Noi contiamo molto che i giovani siano insegnanti nei confronti degli adulti, siamo cresciuti per decenni senza la consapevolezza che l'ambiente è importante, quindi noi oggi vediamo di mettere in pratica questo progetto in cui andiamo a far sì che i giovani, i ragazzi, i bambini siano loro gli insegnanti dell'educazione ambientale nei confronti degli adulti. Ormai tutte le agende, tutti i governi del mondo e della regione ovviamente, primi posti l'ambiente, facciamo in maniera che ci sia questa consapevolezza anche cominciando dai più piccoli.
Questa è l'iniziativa. Allora, torniamo a leggere i giornali, torniamo sul Corriere della Sera per parlare di pensioni. Pensioni tagli oltre i 3.760 euro al mese, recupero dell'inflazione dal 32 al 22% per gli assegni più alti. Visco, momento difficilissimo, rischi straordinari. Il percorso parlamentare del disegno di legge di bilancio 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì, comincerà al Senato insieme col decreto legge anticipi. Ma mentre di quest'ultimo c'è un testo bollinato per la legge di bilancio, bisognerà attendere diversi giorni per la messa a punto di varie norme. Così inizia l'articolo che si occupa della manovra. Salario minimo, scontro in aula, il centrodestra non vota compatto, assenze 26 tra i banchi di Lega e Forza Italia, opposizione unita contro la protesta del CNEL. Italia Viva e Azione, il divorzio è ufficiale in Parlamento, il terzo polo finisce in cenere, oggi in Senato verrà ufficializzato il divorzio tra Italia Viva e Azione. I renziani, maggioranza con 7 eletti rispetto a 4, cambieranno infatti il nome del gruppo in Italia Viva, il centro New Europe. A Calenda e ai suoi fedelissimi non resterà che accasarsi altrove, gruppo misto o autonomie. La separazione sarà ufficializzata a breve anche alla Camera. Andiamo a vedere ancora la sfida di Cappato, volantini e mercati tra il PD Tiepido e la spinta di Sala, il voto a Monza, qui ho fatto scuola e basket per il Senato. Allora questa è la campagna appunto di Cappato, Marco Cappato, che in una delle visite al mercato di Monza incontra appunto gli elettori in vista del voto. Andiamo ancora a vedere la fuga dopo aver ucciso un ciclista, si fermò solo per spostare la bici. Lecco, donna arrestata, i sospetti di un automobilista vedendo una scarpa del morto. Questa la vicenda terribile. E ancora a Chiavari il cold case di Nada Cella, indagini chiuse sulla morte della maestra assassinata, aveva 27 anni quando fu uccisa a coltellate. Allora andiamo ancora sul piccolo e parliamo ancora della partita Triestina-Vicenza, già oltre quota 6.000 per il rientro a Rocco per la partitissima di domani sera, venduti in poco più di un giorno 2.200 biglietti. I tifosi speriamo nel campo, e proprio del campo ieri ci siamo occupati dell'arrivo dei teloni che poi in serata effettivamente sono arrivati, li hanno posizionati nella notte, nel corso della serata e della notte. E oggi andremo con il nostro Marco Stabile, con la nostra troupe, proprio a vedere la sistemazione di questi teloni per proteggere il manto erboso dello stadio. Ma intanto rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladin. Timori per lo stato del manto erboso dello stadio Rocco in vista del big match contro il Vicenza previsto per venerdì 20 ottobre, e a Trieste arrivano i maxi teloni per coprire tutto il campo. Il pericolo è che l'annunciato maltempo possa inficiare la tenuta del manto, facendo alzare il terreno e rendendo il campo non ottimale per la partita, oltre a generare un rischio infortuni per i giocatori. L'arrivo dei teloni e il loro montaggio sono previsti tra stasera e stanotte, serviranno circa 4 ore per coprire tutta l'area di gioco. Il caso scoppiato in estate continua a far parlare di sé, soprattutto dopo la comunicazione della società che si è vista costretta a disputare un match per il quale la preoccupazione rimane come. La vetrina è importante, la partita tra l'Unione e il Vicenza è considerato uno scontro di vertice e tutto deve filare liscio. In queste ore la Protezione Civile della Regione ha diramato l'allerta meteo per le giornate di giovedì e venerdì a causa delle previste piogge da abbondanti e intense, con vento sostenuto sulla costa, dove saranno possibili anche mareggiate e acqua alta. Questa appunto è la previsione meteo. Ieri abbiamo anche sentito il sindaco di Piazza proprio sulla questione stadio, per capire insomma qual era la sua posizione in merito proprio al fatto che si giocherà la partita allo stadio Rocco. Vediamo. Ricordatevi che per me parla la Federazione Italiana Gioco Calcio, non il sindaco. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha detto che si può giocare.
Per il resto non entro nel merito. Il sindaco di Piazza non aggiunge altro rispetto alla partita di venerdì sera della Triestina, che dopo un lungo dibattere giocherà allo Stadio Rocco. Se la decisione della FIGC è questa, fa intendere il sindaco, non ci sono motivazioni per dover alimentare ulteriori polemiche o aggiungere commenti, in particolare dopo il comunicato di ieri del club alabardato, che attraverso una nota ha ritenuto il Rocco non ancora in condizioni sufficientemente idonee per ospitare competizioni di calcio a livello professionistico. Ne emerge pertanto che ogni parte, con l'avallo dei propri tecnici e agronomi, la stia pensando diversamente circa la tenuta del terreno dello stadio. Difficile capire le posizioni per i non esperti. La prova del 9 sarà quella pratica, venerdì sera, con la partita che, se non sarà sospesa per maltempo, aspetto possibile, renderà visibile sotto gli occhi di tutti le opere di sistemazione del campo intraprese fino ad oggi. Questa è la questione dello stadio. Allora, andiamo a vedere ancora sul Corriere della Sera, al mondo della scuola, si parla di dirigenti, una notizia curiosa, scuole e dirigenti sono donna. Nel concorso inserite le quote blu, il nuovo bando prevede l'equilibrio di genere, a parità di punteggio sarà scelto un uomo. Sarebbe interessante magari ristabilire la parità magari in tanti altri posti di lavoro in cui invece gli uomini hanno da sempre, insomma, la prevalenza. Andiamo a vedere ancora il piccolo, vediamo la pagina dell'economia. A Indo creiamo dati verosimili con l'intelligenza artificiale. La startup triestina raccoglie 6 milioni con Vertis per finanziare lo sviluppo tecnologico. Qui vediamo appunto una foto, il suo primo finanziatore Vertis SGR continua a crederci, con United Ventures alla guida del è entrato nel round di investimento da 6 milioni di euro su Aindo, startup triestina nata dalla Sissa, che ha sviluppato e brevettato una tecnologia di generazione di dati sintetici. Grazie a questo finanziamento potrà potenziare il proprio team, attualmente composto da una ventina di persone, e continuare a sviluppare soluzioni che agevolino l'uso dell'intelligenza artificiale in settori strategici come la sanità, la finanza e la pubblica amministrazione. Questa, insomma, è un'eccellenza tutta triestina. Le informazioni sono rispettose della privacy e servono al mondo dell'industria e della ricerca. Ancora Amazon studia buste leggere per spedire, si parla di e-commerce. Poi ancora Nonino, ho invitato il presidente a visitare la nostra distilleria dove fu ospite Sciascia, la regina delle grappe, Luca Montezemolo, fra i cavalieri del lavoro che hanno ricevuto il distintivo d'oro da Mattarella a 25 anni dalla nomina. Insignita del riconoscimento nel 98 per le sue capacità imprenditoriali e il suo impegno culturale, Gianola Nonino ora ricambia e invita appunto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla distilleria Nonino della nostra regione per appunto avere appunto la visita del capo dello Stato e ricambiare in qualche modo l'onorificenza ricevuta. Allora, la pagina dell'università oggi sul piccolo, qui vediamo, si parla ancora di start-up e di iniziative imprenditoriali, interviste ai protagonisti del mondo universitario, ma anche della produzione. Davide, lo smart working come filosofia di vita, una famiglia in bici in giro per il mondo, insomma varie iniziative, varie interviste nell'inserto che trovate oggi nel piccolo. E torniamo ancora però alle notizie della cronaca cittadina. Abbiamo già visto appunto la disinfestazione per quanto riguarda il caso di dengue, e andiamo a leggere anche i consigli dell'esperto per quanto riguarda proprio il proliferare delle larve. L'acqua stagnante, l'habitat delle larve deve essere eliminata. Abbiamo creato un sacco di habitat riproduttivi fantastici, esclusivi, secchi, sottovasi, copertoni, rifiuti, tombini, teloni, grondaie e ciotole. La gran parte dei focolai di zanzare è situata in giardini e cortili, spesso in aree artigianali o industriali. Lo sostiene Nicola Bressi, curatore zoologo del Museo Civico di Storia Naturale. Eliminiamo i siti di riproduzione, così eliminiamo tutte le zanzare, dice Nicola.
normale per chi si occupa di zanzare fare sopralluoghi in luoghi dove i proprietari dichiarano noi non abbiamo acqua e poi la si trova. Troviamo focolai in oggetti spesso insospettabili, aggiunge, come giocattoli, classico il camion o la carriola del bambino, ciotole di abbeverata di colonie feline, teloni per coprire legname o imbarcazioni, oppure tubi corrugati riempiti d'acqua, erbe e cespugli consentono solo la permanenza temporanea degli adulti, ma non causano la presenza e la riproduzione, quindi non ha senso desertificare un giardino solo per avere qualche adulto in meno. Quindi il nemico, insomma, da combattere sono proprio i ristagni, l'acqua stagnante per combattere appunto il proliferare delle zanzare. Ieri noi, oltre a intervistare il sindaco per la questione dello Stadio Rocco, lo abbiamo sentito anche sui due anni di mandato, ha tracciato un bilancio e vi ricordo che il sindaco di Piazza sarà anche ospite questa sera a Ring proprio per parlare di questi due anni del suo quarto mandato. Allora rivediamo insieme, risentiamo il servizio di Umberto Bosazzi. Era il 18 ottobre del 2021, in una situazione difficile, metà giornalisti a seguire lo spoglio delle schede sotto la loggia del comune, metà impegnati a documentare a pochi metri di distanza la manifestazione Novax sotto la prefettura, in una giornata caratterizzata dallo sgombero del presidio No Green Pass al varco del Molo Settimo e che si sarebbe conclusa tarda sera non senza ulteriori incidenti. Roberto Di Piazza veniva eletto per la quarta volta, non consecutiva, sindaco di Trieste. La normalizzazione, non semplice né serena post pandemia essendo acquisita ormai, Di Piazza può guardare a quegli anni sapendo che quelle pagine sono state chiuse. La mia città in questo momento, pensa dopo il Covid, nei confronti del 19, cioè pre-Covid, sta facendo il 30% in più di presenze, Umberto, di turismo in confronto al 19. Calcola che l'Italia sta facendo il 5% in meno, cioè Portofino, Porto Cervo, tutti i luoghi di villeggiatura. Per cui un grande lavoro, ma un grande successo. Il bilancio del sindaco è informale, tiene conto delle polemiche degli ultimi mesi, ma conferma una volta di più quello che è uno dei cavalli di battaglia di Di Piazza. Credo che entro il 15-20 di novembre inaugureremo la prima, si potrà entrare con le automobili a piedi, di nuovo utilizzare il Porto Vecchio, per cui il Porto Vecchio è la grande realizzazione. Dopo c'è la Cabinovia, tutte le cose, il Rocco, tutte le cose che abbiamo visto in questo periodo. Cabinovia, Trambio Piccina, gallerie e stadio, si capisce che il sindaco avrebbe fatto volentieri a meno di problematiche come queste, a suo dire amplificate. Tuttavia, sottolinea ancora una volta l'affetto e la simpatia che i triestini continuano a dimostrargli. Allora, io ho un giornale che da sempre, da 23 anni che faccio sindaco, mi è contro. E dall'altra parte con la popolazione, se tu cammini con me per la città, ci sono 50 selfie, abbracci della popolazione, ed è quella la soddisfazione di un uomo, l'abbraccio della popolazione. E questo, cioè, eccolo, guardalo, vedi? Bravo, bravo. Una passa e ti dice bravo, bravo. Cosa vuoi di più della vita? Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Allora, bentornati a Sveglia Trieste, diamo subito il buongiorno a Franca Vilevic, consigliere della quarta circoscrizione di Adesso Trieste. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie di essere qui. Allora, con Franca Vilevic parleremo di vari argomenti, insomma di attualità della giornata. Cominciamo col leggere però alcune mail che sono arrivate al nostro indirizzo. Allora, c'è una segnalazione da parte di Nevio per quanto riguarda Via Costa Lunga, che però non è nella circoscrizione, credo sia della sesta, se non mi sbaglio, o della settima forse, Costalunga, credo. Della settima, in via Costalunga, angolo via della Pace, si vuole costruire una rotonda per avere più visibilità, dice Nevio. Secondo me basta spostare le automobili che si trovano in centro strada e fare degli stalli a pettine verso il marciapiede che si trova vicino al muro del cimitero. Questa è la sistemazione che prevederebbe appunto il signor Nevio per questa zona, è un nodo comunque cruciale, no? Ci sono stati anche degli incidenti. Poi ancora invece è davvero assurdo e incredibile, ci scrive Giampaolo,
sentire tutta l'importanza che si dà al calcio quando c'è gente che non arriva alla fine del mese dopo una vita di lavoro, non è umano, è uno sfogo amaro quello del signore. E poi ancora invece c'è Pierpaolo che ci fa tutta una lunga lista di attentati dei palestinesi anche in Italia, come c'era quello di Trieste del 4 agosto del 72 alla Siot, facendo appunto saltare alcuni depositi petroliferi. E poi conclude dopo questa lunga lista, questo risulta essere solo una parte delle stragi compiute in Italia dai terroristi palestinesi, io non ho memoria corta come molti che sostengono Hamas, insomma ci fa sapere la sua posizione in merito. Ieri sono passata alla stazione dei treni, invece ci scrive Sonia, in via Ghega un degrado assoluto, negozi chiusi, abbandonati nella sporcizia, non si potrebbe far pulire ai proprietari il tutto, dobbiamo pensare che questa è la prima cartolina di Trieste che un turista vede, non si può tenere pulita solo Piazza Unità e dintorni, anche quella zona fa parte di Trieste, questa sì che credo sia proprio nella circoscrizione, certo. Se non mi sbaglio, la zona della stazione. Ed è un tema interessante. È un tema interessante. Perché effettivamente la città è piuttosto abbandonata, nonostante questa sua vocazione turistica, nonostante ci si faccia belli appunto con la bellezza della nostra città, però la città non è solo dei turisti, la città è dei cittadini, prima di tutto. E se i cittadini vengono trattati bene e vivono bene nella loro città, anche i turisti usufruiscono degli stessi benefici, quindi questa iperattenzione nei confronti del turista e l'abbandono delle zone che o non vengono percorse costantemente dai flussi turistici o che risultano essere poco interessanti architettonicamente, vengono obiettivamente abbandonate senza grosse cure e quindi sicuramente sono sporche, sicuramente ci sono le buche sui marciapiedi, adesso stanno facendo un lavoro di ripristino dei marciapiedi, non so fin dove arriveranno. E io vedo nella nostra zona, quindi appunto nella quarta circoscrizione, in particolare nel centro a Civitavecchia, stanno rifacendo certamente i marciapiedi, quelli delle vie percorse dai turisti. Io abito sopra Piazza Ortis e i marciapiedi vicino a casa mia sono scandalosi, ecco, devo dire la verità. E quindi riceviamo spesso segnalazioni insomma di questo tipo riguardanti proprio lo stato di marciapiedi, però insomma si comincia a metterci mano, no? Speriamo che mettano mano un po' a tutto, ecco, diciamo questo, abbiamo fiducia. Che si arrivi un po' dappertutto e non soltanto, esatto, nel centro per i turisti, no? Come diceva prima, a proposito di turisti, oggi c'è anche la notizia sul Piccolo, tra le altre cose, una curiosità, luci e ombre online, la città è indicata come meta ideale per il weekend, ad esempio della guida Lonely Planet, che esalta Trieste sul web, ma i turisti si dicono scottati dal fatto di trovare la linea storica del tram bloccata, e proprio del tram si parlerà oggi, fra circa un'ora, poco meno, insomma, nella commissione trasparenza che seguiremo in diretta con il nostro Marco Stabile, che però vedo già collegato invece adesso dallo Stadio Rocco. Allora, buongiorno Marco, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno ai telespettatori di Tele4. Alle mie spalle ci sono i teloni di plastica con cui è stato ricoperto completamente il manto erboso dello stadio Rocco nella serata di ieri. Come vedete, sopra i teloni in plastica sono stati posizionati anche alcune porzioni di tubo per chiaramente tenere a terra i teloni in caso di forte vento. È prevista una sciroccata tra oggi e domani con piogge di altissima intensità. Tutto questo in vista del big match di domani sera fra Triestina e Vicenza, che si disputerà qui allo Stadio Rocco. Come ben sapete, secondo la Triestina non si doveva giocare a Trieste per le condizioni del manto erboso, che secondo la dirigenza dell'Unione non sono ancora idonee a ospitare un match di calcio professionistico. Di diverso avviso invece la Lega Pro, anche per motivi di tifoseria
rischio e per diritti televisivi. Quindi domani si giocherà, vedremo in che condizioni sarà il campo, poi ci saranno da fare tutte le valutazioni del caso, perché se il Manto terrà botta, diciamo così, si proseguirà a Rocco, altrimenti la Triestina potrebbe dover tornare a Fontanafredda piuttosto che a Lignano, con quella rizzollatura completa ex novo del campo che l'Unione, la dirigenza della Triestina vorrebbe fare subito per poter tornare a giocare a Rocco ai massimi livelli di Manto Erboso il 23 dicembre con il Padova, e che il Comune di Trieste invece vorrebbe rimandare a fine stagione. Vedremo se il Manto Erboso terrà o meno. Quanto alle ultime notizie, nella conferenza dei capigruppo in Consiglio Comunale di ieri a Trieste, il sindaco di Piazza ha chiesto un intervento, a quanto abbiamo appreso, da 1.200.000 euro per adeguare lo stadio Grezzar. Perché? Per poter far disputare le eventuali partite di playoff del giugno prossimo della Triestina al Grezzar, evidentemente con delle tribune aggiuntive, e consentire di realizzare qui a Rocco i concerti di Max Pezzali e di Ultimo, previsti per il 2 e il 9 giugno prossimo. Vedremo come andrà a finire per quanto riguarda i concerti, e vedremo se la Triestina, dopo la partita di domani, riuscirà a rimanere a Rocco o se sarà costretta a un nuovo esilio a Fontanafredda piuttosto che a Lignano, che è stadio omologato anche per la Serie B da 5.000 posti. Intanto questa è la visuale con cui vi lasciamo: i teloni che coprono il Manto Erboso nel tentativo di limitare l'azione delle piogge. Speriamo naturalmente che anche questo intervento possa in qualche modo calmierare la situazione e consentire domani di disputare il match in sicurezza. Lo speriamo. Allora, grazie a Marco Stabile, che ha spiegato davvero bene come la situazione, appunto, per quanto riguarda lo stadio Rocco. Oggi abbiamo visto che c'è tanta attesa, no, per questa partita, i tifosi stanno già facendo la fila per tornare a vedere la Triestina al Rocco, sono stati già venduti molti biglietti, insomma, quindi è davvero una partita che è stata importante, che è stata però accompagnata appunto dalle polemiche, no? In Consiglio Comunale ha seguito un pochino tutta la vicenda, anche il vostro gruppo in Consiglio, certo, è stato protagonista, no? Con delle interrogazioni di queste polemiche, insomma, in qualche modo, no? Allora, premetto che io non sono una tifosa, no, che non tifo Triestina e tifo un'altra squadra, ma non seguo il mondo del calcio, però direi a buon senso semplicemente che sicuramente, se è stato costruito uno stadio, i primi fruitori debbano essere i calciatori, le squadre di calcio, e comunque è un impianto sportivo fondamentalmente, prima di tutto. Dopodiché in tutto il mondo gli stadi vengono usati anche per altre cose e soprattutto per i concerti. Io direi, come fanno negli altri posti? Cioè, non è che noi sentiamo ogni settimana che vengono fatti dei concerti negli stadi, che succedono ste cose, no? Quindi evidentemente esistono dei sistemi o di protezione del Manto Erboso, sicuramente, perché so che in alcuni stadi mettono delle coperture sull'erba quando vengono fatti i concerti, o qualche altro sistema di cui io non sono a conoscenza, che permetta poi di riutilizzare il campo immediatamente dopo il concerto. Quindi io credo che forse basterebbe copiare bene. Copiare bene gli e altri un'altra esempi, cosa, insomma, sicuramente, rispetto al fatto che siano stati già fissati dei concerti, sì, in un momento in cui potenzialmente la Triestina potrebbe ancora giocare, io direi che è abbastanza agghiacciante, a prescindere da chi sia la colpa. Però io direi che, insomma, bisognerebbe, che in qualche cosa può essere mancato? Informazione, certo, comunicazione, un flusso di informazione, sicuramente un incrocio di dati che, insomma, basta, chiaro, un foglio Excel, ecco, diciamo questo. Allora, ci scrivono ancora i nostri telespettatori. C'è una telespettatrice che scrive: ci risiamo, finita l'estate, il posteggio là del Pedocine di nuovo chiuso per far posto alle macchine dei croceristi. Io mi chiedo, ma perché dobbiamo sempre rimetterci noi triestini? Chi viene a visitare Trieste, posteggi non ci sono, e anche tutte le rive chiuse per le navi da crociera. Caro Comune, non si potrebbe fare un compromesso? Il posteggio del Pedocine costa 50 centesimi all'ora e quello della Sacchetta 80.
non si potrebbe far costare anche quello in sacchetta 50 centesimi all'ora, almeno un po' tutti possiamo risparmiare un po' di soldini? Questo ci scrive la signora Sonia, è d'accordo su questa richiesta? Il tema è un po' quello di prima, no? Sì. Nel senso che agevoliamo sempre i croceristi rispetto ai cittadini. Allora, il crocierista che si imbarca a Trieste lascia la macchina qua per una settimana. Sì. Allora, cosa cambia se la macchina del crocierista viene messa al Pedocin, in sacchetta o a Borgo San Sergio? No? Basterebbe organizzare un trasporto mirato, sì, sulle crociere con dei bus, delle navette, dai parcheggi alle navi. Alle navi, e si risolverebbero un sacco di problemi. E un altro tema, secondo me, visto che comunque chiudono le rive nel momento in cui arrivano le crociere, ed estate sono più chiuse che aperte, quindi i parcheggi non sono fruibili, ma né dai cittadini né dai croceristi, e secondo me sarebbe il momento di chiudere definitivamente quei parcheggi, cioè quindi togliere, dichiarare zona pedonale quell'area là. Visto che di fatto, creano un sacco di confusione, perché un giorno aperto, un giorno chiuso, poi aprono la sera, chiudono la mattina. Ecco, mi sembra più un lavorio inutile che altro. Ecco, potrebbe essere proprio un bel momento per cominciare a pedonalizzare le rive. Le rive, quindi questo è il progetto che vedrebbe. Chissà che cosa ne pensano magari i nostri telespettatori. E come al solito probabilmente ci sono i favorevoli e i contrari, certo, no? Come un po' su tutte le questioni. Ma che interessano. Ovviamente bisognerebbe organizzare parcheggi altrove, no? Sempre, ecco, fuori, sì, non toglierli dal centro, sempre, no? Organizzando un trasporto pubblico, ma anche gratuito, per esempio, no? Cioè, se io faccio un parcheggio di cintura, sì, con delle navette gratuite, che quindi sono comprese nel costo del parcheggio, non è difficilissimo. Potrebbe essere, ecco, un buon sistema, insomma, per liberare anche poi una zona importante dalle macchine. Torniamo invece al tram. Lo ricordo appunto oggi la Commissione Trasparenza. Questo tram è proprio nato disgraziato, insomma, non si può dire altrimenti, no? Lo dice anche la canzone. Esatto. Adesso c'è anche questo nuovo intoppo, insomma, questo ostacolo ulteriore dall'ex Ustif, che oggi si chiama Ansfisa, e che dice che, insomma, è stata inadeguata la sistemazione proprio dei binari, mi pare di capire. Allora, a me sembra tutto piuttosto surreale, cioè sembra di stare su Scherzi a parte, un po', ecco, diciamo. Non capisco come, quando è stata fatta la gara d'appalto, non si sia controllato esattamente quali siano state le operazioni previste per arrivare alla rimessa in opera del tram, perché evidentemente qua manca qualche pezzo, evidentemente, no? Perché se no non mi spiego questa faccenda. Quindi questo credo sia sempre un problema delle gare a ribasso, perché uno offre meno, offre meno, ok, gli affidiamo i lavori, ma abbiamo controllato che effettivamente dentro all'offerta della ditta ci siano tutte le operazioni necessarie, perché qua mi sembra che così ho sentito delle voci che dicono che mancava proprio l'ultima parte. Non entro nel merito, perché non è, ecco, ho sentito cose riportate da altri e non ho letto io direttamente. Immaginiamo anche all'interno proprio della commissione. Sarebbe ora, io direi. Sarebbe ora, dite, insomma, perché lei si ritrova in particolare in questo articolo, poi che ha fatto oggi Micol Brusaferro sul Piccolo, tanti turisti, ma non soltanto, tanti triestini che chiedono di riavere il tram, no, in, certo, azione, restano delusi. Ma era una caratteristica meravigliosa della nostra città. Io ho un sacco di amici da fuori Trieste e tutti mi dicono: ah, che bello, mi ricordo il tram, sono andato, bellissimo. Appena torno a Trieste vado sul tram, non si può. Io stessa, i miei genitori abitano ad Opicina, quindi, e piuttosto che prendere il bus, che è un po' triste, prendevo il tram, che è un po' più lento, usava, è un po' più lento. Perché, insomma, poi c'è anche chi dice che non è che fosse molto usato. Non è vero. Io sono salita sul tram di Opicina pieno. Cioè, proprio tante volte, insomma. Anche perché, sì, è un po' più lento del bus, ma dipende dal traffico che c'è per strada. Mentre, certo, il tram, quello è vero, va sulle rotaie e non ha intralci. Quella è la durata, insomma. Certo. E poi uno lo sa.
Sì. Voglio stare, che poi la differenza era tipo 20 minuti o 25. Sì, quindi alla fine insomma, ecco, non era poi così importante. Allora, c'è un'altra mail da Giampaolo, ma qualcuno si chiede quanto ci costa la Triestina che gioca in Serie C. Da quanto si legge, la Triestina Calcio paga circa 20.000 euro di affitto l'anno e senza lavori il campo costa 400.000 euro annui al comune, quindi ai cittadini. Magari fare un investimento per mettere su un campo con un manto sintetico e nel frattempo realizzare un auditorium per oltre 300.000 persone nel complesso dell'ex caserma di Banne, peraltro proposta di progetto presentata in seconda circoscrizione da Fratelli d'Italia, dice Giampaolo. I campi di calcio vanno utilizzati per il calcio e devono rendere affinché si mantengano soli, i concerti vanno realizzati negli auditorium fatti appositamente. Questa è la sua opinione, insomma. Beh, diciamo che sarei abbastanza d'accordo. Nel senso che avere una struttura adeguata ad ospitare i concerti, che quindi consentirebbe di organizzare molte più manifestazioni, quindi concerti ma anche altri tipi di manifestazioni, senza andare ad intaccare appunto le attività di altre appunto sportive eccetera eccetera, secondo me sarebbe un gran bell'investimento. Proprio nell'ottica di questa città in cui stiamo cercando di portare, portando grandi eventi perché così viene gente, eccetera, eccetera, e, beh, potrebbe essere proprio un investimento sensato. Comunque, a proposito del manto erboso, mi è venuto in mente che qualcuno mi ha raccontato che ad esempio a San Siro, se non ricordo male, il manto erboso è metà sintetico, cioè c'è un misto tra il naturale e il sintetico. Non sono un'esperta, però... Sì, neanche io, comunque, però i balloneri mi hanno raccontato sta roba e quindi si rovina molto meno facilmente, per esempio. Si rovina di meno, quindi, e quindi si potrebbe pensare magari a una, così, a una realizzazione anche qui da noi. Sì, sempre appunto copiando bene da chi ha già sperimentato. Copiando bene, insomma, si torna alla... Esatto. Cioè non ancora inventarsi sempre. Ecco, delle cose, no? C'è chi ha già fatto, e magari già impariamo dell'esperienza, certo. Insomma. Allora, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Sento molto poco. Noi la sentiamo. Prego, signora. Volevo tornare un momento sull'argomento tram. È possibile? Prego, sì. Allora, io abito nella collina di Scorcola. Siamo 7 anni che non abbiamo nulla. Mm-hmm. Almeno quando c'era il tram di Opicina, io arrivavo in via Virgilio, facevo la via Artemidoro, arrivavo in via Romagna. Sì. Adesso ci sono un gran caos di macchine, di automobili, di camion che ci passano per la via Romagna, l'hanno distrutta praticamente, perché manca l'ostacolo di via Ovidio, perché quando c'erano le transenne, ogni volta che passava il tram non veniva giù nessuno con gli automobili. Adesso fanno il giro da via Ovidio e si trovano immediatamente davanti al tribunale. Capito. Lasciando fuori tutto il traffico della stazione, ovviamente. È un disastro, guardi, marciapiedi ci sono e non ci sono, perché purtroppo la strada è sotto la soprintendenza ed è una strada di campagna, definita così. È un disastro, 7 anni di disastro, tanto che io adesso vado via. Ma non è che sia importante il fatto che io vada via, ma è così, sono costretta. E purtroppo è una cosa grave. Guardi, quando io lavoravo in Piazza Oberdan, di mattina arrivavano frotte di ragazzi che andavano a scuola, al Dante, alle scuole medie, alle scuole elementari. Uh-huh. C'era anche meno traffico di automobili, perché c'era il tram che portava giù da Opicina tutti questi ragazzi che adesso devono essere portati. Sì, vanno in autobus, ma devono essere portati dai genitori. Uh-huh. E poi hanno chiuso tanti ristoranti su. Trattorie a Opicina, dove andavamo anche noi, si prendeva il tram, si andava su senza andare in macchina. È stato un disastro, signora. Capito. Un disastro. Quindi, se uno non è triestino non lo capisce. Mi dispiace per il sindaco, ma lui non ha capito nulla. Allora, vi ringrazio, scusate grazie l'intervento. Grazie a lei, ma si immagina, signora.
Grazie della telefonata e delle tante segnalazioni relative proprio alla situazione del tram, magari non ci si pensa, non si pensa a tutti gli aspetti, certo, che peggiorano quando viene a mancare un mezzo di trasporto, perché quello allora, alla hanno fine, messo no? il bus sostitutivo chiaramente, sì, no? C'è il due barrato e hanno messo anche la linea 64, sì, che parte da Piazza Tommaseo, però ad esempio la domenica non funziona. E quindi già ecco, questo è invece un andare ad Opicina o comunque sull'altipiano la domenica col tram era un gran bel gioco. Ed era un'abitudine. Era un'abitudine sana. Infatti, ci parlava la signora di ristoranti, certo, che hanno chiuso. Beh, Opicina è diventato abbastanza, sta diventando purtroppo un quartiere dormitorio. Hanno chiuso un sacco di negozi. Una volta era molto ben servita Opicina. C'era veramente di tutto. Adesso, insomma, hanno quindi chiuso un sacco di cose. Sarebbe importante, insomma, ripristinarlo. Poi rilevava anche il fatto del traffico aumentato, appunto su vie che magari non sono state fatte proprio per sopportare quella mole. È il discorso di prima, no? Perché sì, il tram ha la sua sede. E va quindi su quella e sfrutta quella e lascia libero il resto, e quelli che vanno in tram non vanno né in bus, no, e neanche in macchina, chiaramente. E quindi questo è il problema. Addirittura la signora ci ha raccontato che cambierà casa, da quello che abbiamo capito. Ci dispiace. Allora c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno. Grazie alla gentile centralinista signora Elisabetta e alla regia che mi manda in onda. Buongiorno anche, Claudio. Anche se fuori piove, voi ci portate il sole in casa. Meno male. Buona giornata alla elegantissima dottoressa Laura, la nostra signora della televisione, che abbiamo la fortuna di avere noi Claudio, a Tele4. Claudio, troppo buono. Ma è la verità, è la verità. Grazie, buongiorno Claudio. Alla sua gentile ospite, sono Claudio Visentini. Buongiorno a lei. Prima cosa, faccio una richiesta a Tele4, se la regia può scrivere nel sottopancia, mi sembra si chiami così, i nomi degli ospiti che vengono a Sveglia Trieste. Adesso dormo un po' di più e mi trovo spiazzato ogni tanto, grazie. Ho capito. Poi, più spesso, grazie, di solito lo mettiamo all'inizio, allora metterlo sì, più spesso, va bene. Sì, 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 sarebbe una cosa bella, insomma, almeno per qualcuno. Poi auspico una cosa importante, visto la scadenza del contratto nel 2024, la politica trattenga a Trieste il presidente Zeno D'Agostino, sempre nel campo manageriale. Peraltro ho avuto modo di conoscere il segretario generale del porto, dottor Vittorio Torbianetti, alle caratteristiche di un bravo e serio presidente che si è guadagnato la fiducia e la stima della città, vero dottoressa? È vero. Ecco, i telegiornali di Tele4 sono delle perle, molto servite anche dei politici che vogliono essere informati. Le chiedo, dottoressa Laura, una seconda richiesta, su questo tema importante, se può dare notizie a MTG affinché la politica si attivi. Questo è un auspicio per Zeno, rimanga seppur in un altro campo, e per Torbianelli mi disporto. Grazie e buon lavoro. Va bene, grazie, grazie Claudio. Raccogliamo insomma il suo spunto, lo spunto di un cittadino che vede che insomma c'è un buon lavoro, no, alla base poi del successo del porto. Lo ringraziamo sicuramente. Ricordiamo che siamo appunto con Franca Vilevic, consigliera della quarta circoscrizione di adesso Trieste, anche per così chi si fosse messo in ascolto magari soltanto più tardi nel corso della nostra trasmissione. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste, allora sempre in compagnia di Franca Vilevic, consigliera della quarta circoscrizione di adesso Trieste. Stavamo commentando così la telefonata del signor Claudio Visintin, questa sua lode a Zeno D'Agostino, ha scatenato un po' una proposta. Certo, no? Sì. Perché allora Zeno D'Agostino in quella posizione lì non può più rimanere. Ma sarebbe fantastico se lo avessimo come sindaco di questa città.
e potrebbe essere una figura trasversale, perché insomma penso che quelli che hanno da criticare l'operato di Zeno D'Agostino siano veramente pochi, e potrebbe essere una gran svolta per la nostra città. Per cui io appoggio il signor Claudio, che sta cercando una soluzione per tenere Zeno D'Agostino, e propongo Zeno D'Agostino come candidato sindaco della nostra città. Perché no? Immagino che ci siano adesioni trasversali così a questa idea. Sì. Si spera. Allora, non capisco, invece ci scrive Cinzia, perché si continua a fare polemiche per lo stadio. Ha fatto bene a organizzare concerti. Cosa sappiamo se la Triestina dovrà fare i playoff o no? Andiamo avanti, pensiamo positivo, che si diano da fare i giocatori, così sono in vetta subito. Così, insomma, tra non lo sono spiritoso, cose prevedibili, ecco, esatto, diciamo. È un po' spiritoso, comunque ci invia anche le faccine che ridono. C'è anche la consueta vignetta di Marco Inglaro che ci invia sempre sullo stadio Rocco. Allora vediamo se riusciamo a farla vedere anche a video. I Gamesso i teloni sul Pra del Rocco e i Ligavera sciolti al Silos. Questa è la amara battuta di oggi della vignetta di Marco Inglaro, lo ringraziamo. Allora, servizio taxi, ci scrive invece il signor Vinicio. Allora, diverse volte passando per Viale Miramare ho notato una fila piuttosto lunga in vana attesa di taxi. Uguale situazione mi è capitato questo martedì con una fila di almeno 10-12 persone con bagagli piuttosto ingombranti e totale mancanza di taxi. Camminando sono arrivato in via Giacinto Gallina e ho trovato una situazione opposta a quella evidenziata sopra, tanti taxi in dolce attesa di un cliente. Ora mi chiedo, il servizio radiotaxi a cosa serve? Questa è l'immagine che si vuole dare a una città che ha delle vellità turistiche. Grazie per l'attenzione, un saluto e saluto cordialmente. Allora, tanti taxi fermi ad aspettare clienti altrove, però in stazione non ci sono, questo ci segnala il nostro telespettatore. Allora, io ricordo che una volta, quando durante l'orario d'arrivo dei treni principali in città, i taxi andavano nel parcheggio della stazione. Adesso non succede più sta cosa, non so, sono un'esperta, però ho degli amici tassisti cui ho parlato, riferendomi più che altro al problema dei crocieristi, no? Questa cosa che quando ci sono, arrivano da crociera, i triestini restano senza taxi. Mi hanno detto che l'ampia maggioranza delle corse che loro fanno, ma tipo il 90%, e sono dalla stazione alla nave. Alla nave, quindi. No, perché tanta gente arriva in treno, cioè a parte quelli che arrivano in macchina e parcheggiano, indifferente, quelli che arrivano in treno e di solito sbarcano con dei bagagli. Certo che se andassero a piedi non è lontano, no? Però uno non conosce, cioè, la gente non conosce la città e poi magari non ha voglia di trascinarsi dietro trolle, valigie, indifferente. Quindi loro dicono c'è questo tragitto, sì, no? Che c'è questo tragitto che è il più sfruttato e quindi in quei momenti là è impossibile trovare un taxi. E anche in questa situazione loro stessi avevano proposto, e c'era già stata una proposta a monte, di mettere delle navette dalla stazione proprio dedicate no? E così si risolverebbero anche qua un sacco di problemi. Di problemi anche dei triestini, dei triestini, altri certo, che rimangono perché senza, il tema dell'aumento taxi. Delle licenze, che era un'altra cosa, in ballo in tutta Italia in realtà, sì, è un problema questo, no? Sì. E loro dicono sì, però le crociere non è che sono tutto l'anno, quindi se noi aumentiamo le licenze e quindi la concorrenza, la concorrenza, finché ci sono le crociere bene, quando non ci sono come si fa? Quindi questa è una cosa un po' stagionale, no? Quindi, chiaro, quindi si potrebbe risolvere con delle navette. Allora, un'altra telefonata subito, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Nevio Santini, buongiorno a tutte e due le signore. Buongiorno Nevio. E la sua ospite. Buongiorno. Mi sentite? La sentiamo Nevio, sì. Ah, bene. Allora, ogni volta che sento i servizi sul tram di Opicina, mi lascio un po' così perplessa la cosa, no? Perché tutti addosso al sindaco e all'attuale giunta comunale, diciamo, no? Ma la gente riesce a capire che non è il sindaco che dà l'autorizzazione per la ripresa del servizio, ma è quell'agenzia di Venezia che non so come si chiama.
Ogni volta che questi vengono qui trovano il pelo nell'uovo. Hanno fatto venire un macchinario dalla Francia, una cosa che pesava 40 tonnellate, per riallineamento dei binari. Va bene? Il comune ogni volta fa i lavori. Ma cosa volete che faccia il sindaco? Che si incatenino i suoi piloni di Piazza Unità? Ma è riuscito a capire che non è il sindaco che dà l'autorizzazione? Specialmente, scusate, voi di adesso Trieste, beh, per voi qualsiasi cosa che fa il sindaco è sbagliata, questo è appurato, no? Ma un pochettino di equità, vabbè, di giustizia, insomma, no? Sarebbe ora, non mi sembra? Capito, buongiorno. Meglio. Grazie, grazie del suo intervento. Buongiorno. Allora, vuole replicare al nostro telespettatore? Allora, certo che non è tutto colpa del sindaco, e noi non l'abbiamo mai detto, peraltro. Però, se questi problemi fossero emersi dopo un anno dalla chiusura del tram, quindi, non so, dico due, ma già mi sembrano tanti due, perché insomma, vi ricordo che in due anni hanno ricostruito il ponte Morandi, tanto per fare un paragone, ecco, quindi, quindi può succedere che conclusi i lavori ci sia qualcosa da perfezionare e ci sta, ma 7 anni, cioè, per favore, dai, su. E che non è tutta colpa del sindaco, ma dietro al sindaco e vicino al sindaco c'è tutta una struttura che lavora. E diciamo, dovrebbe esserci un po' più di attenzione su un sacco di cose. Allora, una mail ancora sul tram di Opicina. Da 40 anni ci scrive Gian Paolo, che vivo sull'altipiano. Quando c'era il tram lo utilizzavo anche per portare i figli piccoli in asilo, scuola, eccetera. Eravamo quando pieno in 7 persone. Chi era a bordo si lamentava dei rumori. Oggi sembra che sia il punto di forza di Trieste. Forse le persone parlano perché non sanno cos'era e chi utilizzava il tram. Il tram potrà essere un mezzo turistico per chi vive adiacente alla sua linea, ma fine, dice lui, dice il nostro telespettatore. Insomma, questo l'utilizzo che lui ha notato quando utilizzava il tram. Boh, ma comunque il fatto che il tram sia un'attrazione turistica e quindi possa ridiventare un'attrazione turistica e sfruttata in questo senso va benissimo, perché si potrebbe fare, per esempio, come succede già in altre città, sempre copiando bene, che il biglietto per i non residenti abbia un costo e i residenti invece possono andare con il biglietto del bus normale. Chiaro. Serenamente si può fare questa cosa, lo fanno già in parecchie città. In tanti posti. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, che linea con noi? Sì, buongiorno, sono Gabriella del Largo Barriera. Buongiorno Gabriella. Io penso questo che della responsabilità del sindaco, no? Una delle responsabilità più importanti è la tempistica quando si fanno i progetti, e verificare questi progetti, come diceva adesso il suo ospite, c'è questa mancanza di controllo, no? E questi appalti sì vanno al ribasso, ma i progetti sono sbagliati, si fanno in fretta, furia, e così vengono questi progetti che sono da denuncia del progettista a questo punto. E c'è qualcuno responsabile della nostra amministrazione che deve far valere le leggi, e queste le leggi degli appalti, il responsabile è il RUP e il sindaco, no? Bene, un'altra cosa che mi sono diventata verde vedendo la situazione, verde di rabbia, no? Ieri ho sentito che c'è un bellissimo progetto, Ambiente 2.0, che la regione fa per il tema ambientale, per i ragazzi, che i ragazzi sono molto svegli, sanno che l'ambiente vale, e per quello qualche ragazzo fa manifestazioni nel mondo, perché sa che l'ambiente è importante. E anche negli Stati Uniti si sta in questo momento facendo un forum sulla foresta urbana, per proteggere la città, per garantire una maggiore vivibilità, no? Creando foresta urbana, proteggendo il bosco e tutto. Certo. E noi abbiamo un assessore che vuole cambiare un bosco per un altro bosco, un bosco che ha tante cose che per l'ambiente lì che ci sono, la parte natura, la parte tutto, non so, mi mancano le parole, e che vuole darci 2 spini in un'altra parte.
degli arbusti in un'altra parte, non ci sto, il bosco Vovedo è un bosco che non si deve toccare. Non le grazie, giusto, buongiorno. Grazie Gabriella, buona giornata. Allora, una persona contraria, no, a questo progetto, soprattutto per il punto di vista ambientale, no, della tutela del bosco Vovedo. No, adesso, senza ripetere tutta la storia dell'Ovovia, siamo contrari, quanti sono contrari e quanti no, sicuramente il tema ambientale è un tema molto importante. E la signora parlava dell'educazione, dei progetti per i bambini, sì, che sono assolutamente fondamentali, cioè l'educazione al rispetto della natura e conoscere la natura, e far conoscere la natura con tutte le sue dinamiche, vero, e le sue, vero, caratteristiche e le ricadute che ci sono sulla nostra salute, avendo cura dell'ambiente naturale, credo sia importantissimo e bisogna cominciare da subito, sicuramente. Fin da piccoli, insomma, è giusto. Allora, Fulvia ci scrive: buongiorno a tutti, volevo dire che gli autobus in via commerciale a chi abita lungo la tranvia non servono a nulla, se non si ha un mezzo proprio non ci si può muovere, questo è il suo punto di vista. Poi ancora, lo sciopero dei bus, dunque, vediamo se riusciamo ad aprire questa mail, ecco. Qui, buongiorno, volevo sapere se domani c'è o no lo sciopero dei bus. Domani è previsto uno sciopero generale, che io sappia, quindi potrebbe probabilmente coinvolgere anche gli autobus, sì, ma onestamente non lo so. Ci informiamo comunque. Allora, tram, un saluto alla conduttrice e all'ospite, ci scrive invece Gianni. La nostra Tele 4, dove tutti hanno, a tutti viene data la possibilità di esprimere il proprio pensiero, il tram manca, ma manca tanto, dice, però per onestà bisogna dire che non credo giusto di addossare tutte le mancanze della partenza al nostro sindaco, avrà senz'altro qualcosa. Ma quando cambiano continuamente le regole, come si fa a conoscerle prima? Insomma, non è tutta colpa del sindaco, anche Gianni dice questo, come dicevamo adesso, insomma, certo, no? È d'accordo su questo, però ha spiegato prima. No? Però il sindaco si espone molto su queste cose, certo, no? Questo è un po' anche il tema, no? Se il sindaco dice domani riparte il tram e lo ha detto già 10 volte, allora forse sarebbe meglio se stesse un po' più, cioè un basso profilo, ecco, diciamo, no? Allora, marciapiedi in via San Marco, invece ci scrive un altro telespettatore, che non capisco bene come si firmi. Allora, i marciapiedi in via San Marco, zona motorizzazione, via Broletto, sempre zona motorizzazione, sono pericolosi per tutti, ma soprattutto per gli anziani disabili, perché chi amministra la nostra città non adegua a tutto ciò, ci segnala, insomma, la pericolosità di questi marciapiedi, non so se sono particolarmente dissestati. Non è una zona che frequento presente molto, e torna al tema della cura della parte della città che non, chiaro, sia centrale. Ecco. Allora, buongiorno, scusate, ma che paragone la ricostruzione del Ponte Morandi, tragedia, confronto con tram di Opicina. Povero sindaco, se è stato rieletto già diverse volte, ci sarà un motivo. Un'altra lancia spezzata a favore da parte di Gianni. Cioè, era un paragone semplicemente basato sulla difficoltà di ricostruzione di un ponte come il Ponte Morandi, che era sicuramente una struttura necessaria per la vita di una città, e certo che Trieste può anche vivere senza il tram, però certo che possiamo fare un paragone rispetto ai tempi di realizzo delle due strutture, cioè il ponte, che era un'impresa macroscopica, certo, rispetto a un tram che c'era già, bisogna fare soltanto delle opere di riqualificazione, di diciamo. Ecco. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, dottoressa Bucarella, a lei e la sua ospite, buongiorno, sono Fulvio. Buongiorno. Buongiorno. Sento parlare del Rocco e hanno ragione, sento parlare del Dram, hanno ragione, sento parlare dell'Ovovia che non va fatta e hanno ragione, sento parlare un po' di tutto, dei marciapiedi, dei giardini. Un paio di giorni fa su Segnalazioni, non mi ricordo la firma, un signore diceva doveva fare un'ecografia, se non erro,
un anno con la struttura pubblica, il giorno dopo con la struttura privata. Perché non parliamo di questo? Perché non parliamo di tutti gli aumenti, di tutti i costi che sono saliti e le persone con che sono con pensioni da fame e le ultime assunzioni delle persone con paghe da fame? Qua sembra che i problemi di Trieste, di tanti triestini, io non so, guardano solo il loro giardinetto. Non riescono a vedere cosa succede in giro. Vadano a vedere la popolazione, come stanno aumentando le povertà. Perché non si parla di questo? Ed è per questo che io lotto per il territorio libero di Trieste. È per questo, perché purtroppo la politica e tutti quelli che gravitano intorno alla politica hanno già rovinato il più bel paese del mondo che è l'Italia. Mi dica com'è possibile che un paese come l'Italia ha delle eccellenze artistiche, culturali, enogastronomiche, bellezze naturali, non gli manca niente, ridotto in questa maniera. Il 50% della popolazione italiana non arriva a fine mese, ma la gente si rende conto, oltre all'erba del Rocco e al tram di Opicina e all'Ovovia, grazie. I sindaci non sono... Grazie della segnalazione, vediamo. Io che credo arriva, che no? Tutti si rendano conto, sì, benissimo, di tutto questo. Sì. Forse qua il tema era che noi stiamo parlando di temi prettamente relativi alla nostra città, il tema chiaramente della sanità pubblica. È un tema molto vasto e non riguarda solamente la nostra città, riguarda giustamente tutto lo Stato italiano e certo è importantissimo. Adesso non credo che qui a Tele4 riusciamo a risolvere, io come consigliere circoscrizionale possa risolvere i problemi. Le garantisco che siamo assolutamente consapevoli di tutto questo. Ecco. Del grosso problema. Allora, si potrebbe sollecitare il ripristino di Largo Pestalozzi, ci chiede invece Walter, la gente che scende in città rischia. Largo Perché Pestalozzi, là ci sono... quindi, quando cioè... avevano chiuso la galleria, esatto, avevano fatto... C'era... degli stop, degli delle precedenze un po' e quindi andrebbe e quindi ripristinato, sì, andrebbe ripristinato seguendo le regole classiche. Va bene, porteremo questa segnalazione agli uffici competenti. Allora Enrico invece scrive: buongiorno, tutti i progetti, capitolati speciali, la direzione lavori e l'esecuzione degli stessi lavori dipendono esclusivamente dai direttori di servizio, dirigenti, quadri e impiegati tecnici che si attengono tecnici e amministrativi, oltre che ai legali del comune. Nessuna responsabilità può essere addebitata alla politica se non quella di controllare e sanzionare l'operato dei dirigenti, che però anche questa insomma è una responsabilità cioè, il controllo credo che sia una responsabilità importantissima e fondamentale. C'è una mail a favore dell'Ovovia, dice Elena: se non fosse per il nostro sindaco avremmo a Trieste ancora le carrozze, le proteste sono solamente da un piccolo gruppetto di persone che fanno una politica contraria, sempre le stesse che protestano per ogni cosa. Io spero che già da domani inizi il cantiere per l'Ovovia. Grazie a Tele4 per darci l'opportunità di parlare. Va bene, diamo spazio a tutti, certo. A tutte le persone, certo. E a tutte le loro opinioni quando vengono poi presentate in modo educato e tranquillo, certo. Insomma. Allora, siamo arrivati alla fine, noi dobbiamo chiudere questa prima parte della nostra trasmissione un pochino prima perché fra pochissimo ci colleghiamo proprio con l'aula del Consiglio Comunale e la Commissione Trasparenza, in cui si parlerà proprio del tram di Opicina, quindi di tutte le difficoltà, una commissione richiesta dal Presidente Alberto Pasino che sentiremo subito dopo la breve pausa pubblicitaria. Allora ringrazio Franca Vilevic, Vicepresidente della Quarta Commissione di Adesso Trieste, la invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Senz'altro, grazie mille, buona giornata a tutti e a tutte. Grazie, buona giornata e noi ci vediamo fra pochissimo, un po' di pubblicità.
Allora, bentornati, bentornati in diretta. Ci stiamo per collegare con la sala del Consiglio Comunale, dove fra poco andrà in scena la Commissione Trasparenza, la Commissione Trasparenza dedicata al tram di Opicina. Abbiamo anche una telefonata in attesa, allora la sentiamo subito in attesa proprio di collegarci. Fra pochissimo ci raggiungerà in studio, lo vedo già arrivato, Mirko Martini, come vi dicevo, consigliere comunale. Allora sentiamo la telefonata nel frattempo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, la sentiamo. Pronto? Sì, la sentiamo. Non sento niente. Ci dispiace, noi la sentiamo bene. Cosa voleva dirci? Allora, no, non so se riusciamo a comunicare con questo telespettatore. Nel frattempo, appunto, vedo in sottofondo la sala del Consiglio Comunale vuota e fra pochissimo ci collegheremo con anche il Presidente Alberto Pasino, che vediamo appunto camminare in attesa di iniziare la seduta della Commissione Trasparenza. È stato lo stesso Pasino a voler convocare questa commissione sulla questione dei ritardi per quanto riguarda il tram di Opicina, questo nuovo intoppo, questo nuovo inghippo che interessa proprio i binari, no, della linea tramviaria. Intanto ci ha raggiunti in studio il consigliere comunale Mirko Martini, fra pochissimo lo vedremo, lo potremo salutare. Buongiorno, ben arrivato nei nostri studi e grazie di essere qui. Allora c'è qualche piccolo inghippo con il microfono, ma ora cerchiamo sicuramente di sistemarlo. Eccolo qui, perfetto, era caduto semplicemente, ma ce l'ha fatto da solo e prontamente il nostro Marco Calabrese è tornato appunto sulle immagini del Consiglio Comunale. Allora, nell'aula del Consiglio oggi c'è la Commissione Trasparenza, no, per quanto riguarda il tram di Opicina. Sì, intanto ormai... buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie alla regia che è sempre pronta ad aiutare. C'è questa Commissione di Trasparenza, ormai siamo abituati a vedere questi show da parte dell'opposizione. La Commissione di Trasparenza è una di quelle commissioni che non è una commissione di inchiesta, è una commissione di garanzia sul procedimento. Esatto. Qualora non ci sia un procedimento, questa commissione smette le sue funzioni, mentre adesso è stata interpretata come una commissione di inchiesta, che commissioni di inchiesta per regolamento del Consiglio Comunale sono specifiche, tradotto. Viene richiesta alla Presidenza del Consiglio, la Presidenza del Consiglio poi nomina i componenti della Commissione e c'è la Commissione d'inchiesta che la si fa qualora si debba trasbordare quelle che sono le funzioni delle altre commissioni. Quindi questo lo vedo anche un po' come uno sgarbo verso i presidenti delle altre commissioni, in questo caso non della mia, che ci sarà poi alle 12 una prima commissione su un tema molto 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 delicato, dove abbiamo voluto come maggioranza ascoltare i sindacati sulla sanità, ecco, che avevano richiesto di essere ascoltati, anche se sì, non è una nostra competenza specifica. Noi non possiamo fare niente su quel tema e glielo abbiamo detto, glielo ho comunicato io come presidente della commissione, ho detto io vi ascolto perché a livello istituzionale è giusto ascoltarvi, decidendo insieme al resto della maggioranza se ascoltarli o meno. Abbiamo detto sì, ascoltiamoli tutti, proprio tutti hanno detto sì, ascoltiamoli. Quindi non c'è perché la sinistra dice volete nascondervi dietro un dito, no, tutti in maniera tranquilla e hanno detto sì, insomma, sì, ascoltiamoli. Io giustamente come Presidente della Commissione, che quando ho quel ruolo ho un ruolo anche terzo imparziale nel gestire la Commissione, l'ho gestita in maniera tale che possa essere ascoltato. Questa commissione di trasparenza serve a poco se non a nulla, nel senso che è già ben chiaro quello che si sta facendo col tram di Opicina ed è ben chiaro che l'amministrazione su questo ha poteri pari a zero. Io l'ho detto qui, l'ho già spiegato una volta perché un giorno sono arrivato proprio tardi a Sveglia Trieste, perché ero insieme
agli uffici che mi stavano facendo vedere tutte le carte, tutte le prescrizioni, tutte le cose che sono state richieste, perché i lavori formalmente sono stati fatti bene, sono stati seguiti, sono finiti. Poi è arrivata l'Ustif, è andata a richiedere tutta una serie di prescrizioni. Che ora si chiama Anfisa, ma sarà sempre lo stesso ente. Sì, quell'ente certo. Lì, che dipende dal Ministero dei Trasporti, sia ben chiaro. E questo ente, che è un ente che ragiona sulle ferrovie dello Stato, non sul tram di Opicina, ha iniziato a dare una serie di prescrizioni. Esempio banale, il campanello che si sente dling dong, il tram di Opicina aveva un campanello con dei decibel più bassi per non dar fastidio alle persone. A chi abita magari nel... Esatto, perché adesso chi abita nelle vicinanze sentirà forte il dling dong, perché lo devi sentire nella macchina anche qualora tu abbia acceso la radio. E prima partiva quando il tram era a 150 metri. Tradotto, un tram che va 20-30 all'ora, potete fare i metri al secondo che fa e arriviamo facilmente a capire che è lenta l'avanzata. Bene, adesso quel campanello suonerà molto più forte ed è a 300 metri. Quindi immaginatevi per quanto tempo questo poi suonerà. Calcolate poi la frequenza dei tram che vanno su e giù e questo probabilmente sarà un campanello che scampanellerà tutto il giorno. Tutto il giorno. Questo potrebbe essere un dato, insomma, un dato da tenere presente. No? Poi, per chi abita un esempio banale, c'è una fermata con uno spazio che è di 96 centimetri. Tradotto, lo spazio fisico del cordolo era di 96 centimetri. Siccome per legge lo spazio deve essere di un metro, hanno detto no, questa fermata ve la sopprimiamo, se no dovete mettere un pezzetto anche sotto di ferro per arrivare al metro. Cosa sta succedendo sui binari? Sui binari i progettisti hanno messo una tolleranza più bassa di quella di legge, cioè per progetto la tolleranza sul binario è più stretta. È più stretta di quella prevista, insomma. Peccato che per legge sia più larga e noi avremmo potuto anche sforare, siccome sta sotto una determinata velocità, avremmo potuto sforare i limiti di legge, nel senso avremmo potuto mettere una tolleranza anche di 5-6 centimetri, invece c'è una tolleranza più piccola rispetto al limite di legge. Chiaro. Ad oggi, sempre l'ente ha richiesto che quella tolleranza rientri nei limiti del progetto, quando giustamente il Comune ha eccepito il fatto che è sotto i limiti di legge. Terza cosa che hanno richiesto, e spero che oggi venga detto tutto in Commissione Trasparenza, sempre questo ente ha detto, guardate che non c'è una legge che sorregge il tram di Opicina. Perché? Perché per un pezzo è una trenovia extraurbana. Per un pezzetto è un tram e per un pezzo è un sistema a fune. Quindi non esiste una legge che vi dica come fare una determinata curva, come fare una determinata cosa. Tram che è sempre funzionato 100 anni, cioè, però adesso abbiamo... Però ci sono queste prescrizioni. Abbiamo queste prescrizioni, perché per esempio c'è una curva. Rispetto allo scambio una curva deve essere circa a 6 metri, cioè rispetto a uno scambio una curva deve essere a 6 metri. Per questioni fisiche, se no ci tocca andare dentro allo smizza col tram, è a 4 metri. Chiaro. Ma per questioni, cioè non la puoi mettere a 6 metri se non vuoi sbancare mezza montagna, cioè non si può, cioè tutto si può fare, ma Non mi pare il caso, no? Meglio di no. E allora loro cosa hanno fatto? Hanno richiesto che ci sia un regolamento specifico per il tram. Per consentire... Tradotto, noi dovremo redarre un regolamento specifico per il tram che diventa avente valore di legge. Chiaro. Benissimo. Che sappiano fare questi regolamenti, certificare questi regolamenti, in Italia 2-3 persone, anzi no, mi pare che siano in Europa 2-3, cioè sono poche le persone. E quindi una difficoltà. E giusto, dobbiamo richiedere a Trenitalia che ci presti il suo tecnico in maniera che rediga questo tipo di prescrizioni. E sapete anche cosa ci hanno detto questi che arrivavano? En passant. Guardate che se togliete il tram
dal sistema di trasporto urbano e lo mettete solo come trasporto turistico, noi non c'entriamo più niente, potete fare quello che volete. Noi vogliamo che resti nel sistema di trasporto urbano. Del trasporto urbano, è chiaro. Un'altra cosa che hanno richiesto, per far capire che non abbiamo, cioè veramente non abbiamo né pena né colpa. Nel poi senso sentiamo che, la telefonata che è in attesa, qui, da un po'. Ah, ok. Comunque dico quest'ultima cosa. La pedalina del tram ad oggi è triangolare, sì. No, rettangolare. Rettangolare, sì. Questa pedalina scende e prima, quando qualcuno doveva salirci, lo scalino era di 40 centimetri. Certo. Ad oggi quello scalino è piccolo, è diventato circa di 4, cioè rimane entro dei termini molto più sembrerebbe bassi. Sembrerebbe più agevole. Ma la pedalina, c'è un ma, invece di essere perfettamente a livello, siccome è rettangolare, lascia sborda, nel senso lascia aperto lo scalino di circa 5-6 centimetri. Mm. 5, cioè significa che uno che, okay, che può salirci anche un bimbo, ma cioè infilare il piede in quel è complicato, cioè ci vuole anche un certo impegno. Benissimo, loro ci hanno detto no, la pedalina deve cambiare forma. Adesso, siccome il tram ha i suoi anni e chi l'ha costruito, ahimè, non lo troviamo più. Infatti. Bisogna trovare qualcuno che costruisca la pedalina del tram di quella forma. Di quella, cioè, forma e delle dimensioni giuste. Sì, ma la pedalina del tram deve avere una forma, cosa hanno detto, esagonale. Cioè, perché le ho lette quelle che avevano qualcosa di fantastico. Cioè, e giustamente stiamo parlando di una questione che non è un Frecciarossa. Cioè, loro ci stanno facendo le prescrizioni che fanno alle Ferrovie dello Stato e che ci devono essere, sia ben chiaro, nessuno vuole risparmiare sulla sicurezza, ma ci vuole anche buon senso. Anche un po' di buon senso. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Laura, a lei e al suo ospite. Buongiorno. Volevo dire al suo ospite che non farà tanta strada in politica, visto che lei è stata molto gentile, ha detto che una telefonata è in attesa e lui ha detto che deve parlare ancora di una cosa. Stava parlando di centimetri di cose, per l'amor di Dio, sono inerenti al tram, ma non è che a tutti interessa di questo benedetto tram. E poi che non abbia troppa teatralità nel muovere le mani, nell'espressione, perché io studio le persone dall'espressione, dal loro volto e dalle mani. Quello che volevo dire, già prendere la linea prima con l'ospite che era prima, ma la stessa domanda la rivolgo la a Mirko. A Mirko Martini. Cosa pensa della chiusura dei confini? Per me dovrebbero erigere un muro, non la chiusura dei confini per 10 giorni. Allora, visto che è lì Mirko che tanto chiacchiera, se per cortesia mi risponde. Signora Laura, capito, grazie della sua gentilezza e mi dispiace per lui perché è un ragazzo giovane, ma finirà presto che il suo nome non esisterà più nel comune di Trieste. Ma non a è vero, due, signora, buone... magari no, raccoglierà no, qualche signora, spunto no, da lei. No, perché lei è stata educata, lui di una maleducazione incredibile, ma doveva mettersi no, davanti. Non dica signora così, Laura, ci ha messo buona pochi giornata. Minuti, grazie, buona giornata, insomma ci ha messo qualche minuto insomma, a completare. Scuso con la signora intanto, gesticolo quando parlo e questo è difficile da controllare e se le sgradevole alla signora me ne dispiace, per altri non è così, anche se ha aspettato qualche minuto stavo parlando di un tema che interessa a tutta la città, non stiamo parlando di un tema. Oggi c'è una commissione trasparenza. Chiedo scusa, credo sia iniziata proprio la commissione trasparenza. Allora vediamo se riusciamo a dare la linea all'aula. Che è relativa però al fatto che ella sarebbe stata assente non a questa commissione trasparenza, ma a quella su Rocco, dove in effetti non si è manifestata. Nel merito posso dire che l'assessore ritiene di condividere, e così motivava la propria assenza alla Commissione Trasparenza la settimana scorsa, l'approccio del Presidente di questo Consiglio, il quale ritiene che assai spesso la Commissione Trasparenza svolga lavori che si sovrappongono alle competenze di altre commissioni.
Ovviamente così non può essere per questa commissione, perché diversamente non si spiegherebbe per quale ragione assessore e ingegner Fantini si sono recati alle commissioni di trasparenza convocate rispettivamente dalla qui presente consigliera Richetti e, seppur con tramite diversi rappresentanti, alle commissioni di trasparenza dedicate ai lavori del tram dalla consigliera Grimm e dalla consigliera Morena. Dunque c'è una sorta di strabismo di cui prendo nota, ed è uno strabismo temporalmente non casuale. Oggi, quando tante questioni si pongono che richiedono risposte, per la prima volta, in realtà la seconda, perché l'assessore Lodi si è già negata al confronto per i lavori del Rocco, per la seconda volta succede un fatto gravissimo, gravissimo, che si ritiene di poter rispondere alle istanze della politica sui giornali e non nella commissione a ciò deputata, unico strumento nelle mani dell'opposizione. Beh, sappiate che quando noi avremo vinto non ci comporteremo così. Naturalmente non si tiene e prendetene nota. Ovviamente vi è spazio per gli interventi, non intendo in nessun modo mancare di rispetto alle persone che hanno preso del tempo per studiare gli atti che ho divulgato e che sono stati messi a disposizione dell'assessorato e quindi naturalmente chi vuole intervenire, questa è la sede politica e naturalmente ringrazio i consiglieri per essere stati presenti e non nego a nessuno la parola, anche critica se lo si ritenesse nei miei confronti. Prego, consigliere Casoni. Grazie Presidente. Tutto il Presidente della Commissione Trasparenza dovrebbe evitare di fare manifestazioni politiche o campagne elettorali o preelettorali. E dovrebbe essere super. Lo ha fatto il vostro Presidente. Per e favore, nessuno ha avuto da dire. Parlare adesso parlo io. E noi qui ci troviamo oggi con una convocazione senza l'intesa del Presidente del Consiglio Comunale. Requisito obbligatorio inserito nel regolamento vigente sul funzionamento del Consiglio Comunale. Io non sono assolutamente d'accordo e comunque se ha parlato il Presidente ha detto che in altre occasioni gli assessori dirigenti si sono presentati nella Commissione Trasparenza a trattare argomenti, se è stato fatto è stato fatto a puro titolo collaborativo, ma non era un atto dovuto, non era un atto dovuto. Io invito quindi quale componente della Commissione Trasparenza, Presidente, innanzitutto ad ottenere l'intesa da parte del Presidente del Consiglio Comunale per le prossime commissioni Trasparenza, prima di tutto. Secondo, di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le competenze della Commissione Trasparenza indicate nell'articolo 16,2 A, B, C, D, che sono ed è ben elencate. Quindi, ma diciamo si esprime sull'attuazione, ma devo finire però per favore, parlate sempre voi, questa volta parlo io, va bene? Formula, proposte, allora, sì, ma quando ce l'ha però, quando ha la parola, quando ha la parola, ho chiesto la parola e sto parlando io. Prego di rispettare l'ordine, prego il consigliere Russo di rispettare l'ordine dei lavori. E sto cercando anche di fare una trattazione costruttiva per il futuro. E in particolare la Commissione si esprime sull'attuazione di regolamenti comunali e il tram non è un regolamento comunale. Formula proposte in ordine alle modalità di svolgimento attività di responsabile del procedimento. Segnala all'amministrazione l'opportunità di eventuali interventi conseguenti a decisioni giurisprudenziali. Il tram non c'entra nulla. Segnala eventuali carenze nell'applicazione di disposizioni di legge, statutari e regolamentari. Certo, e risponde istanze alla cittadinanza. Nessuno di questi punti indicati nel comma 2 dell'articolo 16 sembra soddisfare i requisiti circa l'argomento in trattazione oggi. Quindi invito il Presidente pro futuro a detenersi scrupolosamente alle attribuzioni della Commissione per la Trasparenza. Detto questo, io invito il Presidente ad evitare di convocare ulteriori sedute su questa opera pubblica, perché quale opera pubblica è di competenza della Commissione Opere Pubbliche, della quarta Commissione, dove, lo dico in modo propositivo e costruttivo, ci sono più consiglieri e più preparati naturalmente ad affrontare temi sui lavori pubblici. Ci sono di più, oggi ci troviamo qua in 9 consiglieri, la Commissione ne conta
Sicuramente non dico il doppio ma quasi, e quindi potrebbe essere in quell'istanza, in quella sede anche trattata in largo e in lungo la questione del tram, che noi sappiamo essere insomma abbastanza delicata, ecco. E quindi avremo sicuramente piacere di sentire l'assessore, i dirigenti, i documenti li abbiamo già ricevuti e ringrazio il Presidente per averli inviati, però ritengo che il tram di Opicina come argomento non sia argomento della Commissione Trasparenza. Ci sono altri interventi? Consigliera Richetti. Trovo curioso, ma veramente curioso, l'intervento del mio collega. Assolutamente sì, perché quando si parla di trasparenza e sta assolutamente citando il regolamento, ma quando si parla di trasparenza degli atti nel regolamento e di dare risposta a qualsiasi richiesta dei cittadini, la Commissione Trasparenza è assolutamente idonea a questa operazione, ok? Quindi altro che non è che la Commissione Trasparenza che avere l'occasione di dar voce a quelle che sono state in questi mesi, in questi anni, le richieste dei cittadini che non trovano risposta. Trovo invece molto curioso che due volte, sempre sullo stesso tema, guarda là, ci si appella sul fatto che non è competenza di questa, l'argomento non sarebbe competenza di questa, lo trovo ridicolo. Quello che si dimostra, dimostri coerenza. Ha richiamato il mio collega Russo, adesso mi lasci finire, ok? Allora, quello che trovo curioso è che per lo stesso argomento voi andate a richiedere, a dire, ad appellarvi sul fatto che l'assessore non sarebbe venuto, mentre in altre occasioni nella trasparenza la presenza degli assessori su chiarimenti di determinate opere, di determinati accadamenti, come per esempio Rocco, abbiamo avuto la presenza dei tecnici. No, io trovo che l'argomento sia dello stesso allo stesso livello. Qui invece c'è, a mio avviso, un certo imbarazzo, diciamo, chiamiamolo imbarazzo. No, imbarazzo nel non essere presente, chiaramente si dimostra un certo imbarazzo. Trovo che sarebbe stato utile e so che tante persone che stanno a Piccina, ma anche tante persone che non hanno più la possibilità di avere questo servizio, avrebbero il piacere di sapere il perché certi lavori vengono fatti e rifatti, ok? E quindi non vedo assolutamente il motivo di nascondersi dietro a un dito. Allora, per favore, lei, consigliere Cason, ha giustamente richiamato, e la ringrazio per l'attività supplettiva, all'ordine, quindi la prego di non continuare a intervenire, se no avrebbe detto un altro presidente. No, dunque prima di del consigliere Russo ha chiesto la parola al consigliere Salvati, o sbaglio? Sì. Guardate, io mi sento di dire, non perché il presidente Pasino non possa sbagliare, sappiamo che anche chi è dotto in certe materie, anzi guai se mai si emergesse o anche chi sta attorno pensasse che chi tratta una materia in maniera compiuta e esperienza non possa sbagliare, ma francamente non credo sia questo il caso, e credo che anzi che i lavori che abbiamo fatto, non perché anzi già a partire con la collega Richetti attraverso le varie commissioni di trasparenza che si sono tenute da inizio mandato, credo che qualche frutto, non voglio dimenticare la vicenda dell'Europromos, scusate se per una seconda volta la porto in questa sede,
più di qualche frutto, mi sento di dire, l'abbiamo ottenuto, anche per come si sono sviluppate e con lo spirito con cui si sono sviluppate i vari incontri che si sono susseguiti. È difficile non dire che oggi l'assessore Lodi, e dopo non è mio stile entrare eccessivamente in una trattazione laddove non ci sono le persone interessate, ma è difficile non dire che oggi l'assessore Lodi non sia qua presente. È stata utilizzata la parola di imbarazzo, non saprei in effetti quale altro termine più soft o comunque più adeguato utilizzare. Mi sento di dire, e sono sicuro perché questo è stata una delle prime dichiarazioni che ha affermato il consigliere Giorgi quando è divenuto presidente della Commissione Quarta, ho già mandato richiesta formale, ha detto che non serve per canto suo inviare quanto previsto dal regolamento tutte appunto le varie firme, quindi non ho dubbi, però è triste che sia la forma a volte sicuramente sostanza, però utilizzare, non è la prima volta che alcuni assessori, anche alcuni consiglieri, non dico il centrodestra e il centrodestra, però che si utilizzi spesso la forma per evitare il confronto, a mio avviso è veramente triste, perché si rischia di rendere sempre più sterile dei dibattiti che invece in passato sono stati, ripeto, molto fruttuosi. Ha chiesto la parola il consigliere Russo, prego. Grazie Presidente, intanto mi scuso con il collega Cason se mi sono permesso di interromperlo con una battuta che però era semplicemente la valutazione di una certezza che il Presidente Pasino abbia sufficienti competenze giuridiche per convocare la Commissione nelle modalità più adeguate e tutti gli riconoscono un equilibrio e aver gestito questa Commissione senza forzature di parte. Però io voglio dire anche ai cittadini che credo ci ascoltino in questo momento che considero davvero grave il fatto che oggi non ci sia l'assessore Lodi e che questo costituisca non a caso una prima volta abbastanza inaccettabile, perché e questa commissione, l'ha detto la collega Richetti, si chiama commissione trasparenza perché al di là delle piccole norme, delle regole a cui potete anche appigliarvi, ma io credo che ai cittadini interessi una cosa, che da questa commissione escano alcune risposte e che l'opposizione sia messa in grado di far emergere dei dati che oggi non sono comprensibili. Perché guardate, cari colleghi, sulla questione del tram di Opicina non è l'opposizione a fare domande, sono i cittadini che si fanno domande. La prima domanda è: perché il tram dopo 7 anni non è ancora ripartito? Perché il sindaco di Piazza invitò tutti noi il 1° febbraio di 2 anni e mezzo fa a festeggiare l'apertura del tram? Lo ripeto, tutti sanno che il sindaco fa il compleanno all'inizio di gennaio e ci invitò 2 anni e mezzo fa a inaugurare con lui il tram. Una presa in giro colossale. E i cittadini vogliono sapere anche altre cose, perché in questi 7 anni sono successe delle vicende assolutamente incomprensibili che una commissione trasparenza ha il diritto e il dovere di far emergere. E voi non dovreste dire che c'è una piccola norma che impedisce la possibilità, no, di essere qui oggi tranquillamente. Nessuno avrebbe mangiato l'assessore Lodi e i suoi tecnici, semplicemente volevamo sapere alcune cose. Così come un anno e mezzo fa mi permisi di chiedere, ad esempio, cosa che ai cittadini ha interessato, perché in tanti me lo chiedono ancora, in tanti scrivono, e perché si parlò in un atto ufficiale dell'osservatorio antimafia del fatto che ci potessero essere delle infiltrazioni mafiose nei lavori del tram di Opicina? Perché quella volta non si accettò la nostra proposta di convocare un consiglio comunale a porte chiuse per discutere di un tema così importante, magari soltanto per dire che quelle infiltrazioni non c'erano e che tutto andava bene? Però quei lavori non vanno bene, perché i cittadini sono passati in questi anni per Opicina e hanno visto per lunghissimi periodi il deserto attorno a quella linea, oppure qualche
sparuto operaio che stava lì senza fare molto. E questo lo sappiamo perché in tanti hanno postato su Facebook, hanno mandato segnalazioni, hanno chiesto, e questo è il compito di questa commissione. Così come vorremmo sapere, per venire alle cose più recenti che dovevano essere oggetto anche di questa commissione, ma perché appena qualche mese fa si sono spesi, se non sbaglio, 300.000 euro per noleggiare una macchina rincalzatrice, una cosa insomma, importante che si doveva far venire da fuori, un macchinario che doveva sistemare i binari, che non si sa perché, anche questa è una domanda a cui forse i tecnici dovranno rispondere, non si capisce perché dopo tanti anni i binari erano completamente storti, perché questo dicono le perizie. Ecco, qualche mese fa la macchina rincalzatrice è costata 300.000 euro, ha fatto il suo lavoro e oggi veniamo a scoprire che la stessa ditta con la stessa macchina viene richiamata in servizio e in questi giorni evidentemente dovrebbe, con le ulteriori promesse miracolistiche, perché sembra adesso che in qualche giorno si risolva di nuovo tutto, ma magari è qualche giorno come quelli che ci dividono dal compleanno del sindaco di Piazza di due anni e mezzo fa. Perché non c'è chiarezza? Perché non si risponde semplicemente alle domande che, ripeto, ogni singolo cittadino oggi si fa? Il resto sono prese in giro. Ci siamo abituati, guardate, la galleria di Piazza Foraggi che ci ha messo invece di 40 giorni un anno e passa e continua a gocciolare e continua ad essere ondulata. Però per favore, no, ma gli interventi quindi, non sono stati interrotti, prego di non interromperli altrui. Ci sono, uno fa parte delle valutazioni e ripeto, noi siamo qui perché i cittadini. Allora, queste le prime fasi, le prime battute della Commissione Trasparenza, abbiamo visto per l'assenza dell'assessore Lodi, poi ne parliamo, ma dobbiamo subito dare spazio alla pubblicità, a fra pochissimo. Allora, bentornati a Sveglia Trieste, siamo stati a lungo in collegamento con la sala del Consiglio Comunale dove c'è in corso la commissione trasparenza dedicata al tram di Opicina. C'è da dire che mentre eravamo in pubblicità c'è stato l'intervento del consigliere Codarin, ora in Fratelli d'Italia, che conferma quanto detto prima dal collega Cason, non è la sede idonea, quella appunto del, lo diceva prima anche il nostro ospite in studio Mirko Martini, per trattare questo tema. Gian Rocco secondo lui non c'entrava appunto con la commissione trasparenza e l'assessore Lodi ha ribadito non ha paura del confronto, sarà presente in commissione lavori pubblici, quella che è la sede deputata. Ora sta parlando invece il consigliere Lorenzo Giorgi, sentiamolo. Correttamente chiede tramite i suoi rappresentanti di maggioranza ed opposizione, ma nelle sedi corrette, che forse non erano quelle della Commissione di Trasparenza. Piaccia o meno, consigliere Richetti, può essere giusto o sbagliato, ma c'è un regolamento che in qualche maniera, soprattutto in un ambito dove la burocrazia spesso e volentieri, anche nel male, comunque rappresenta quello che è il vulnus delle nostre discussioni, ahimè hanno portato oggi a trasformare una commissione di trasparenza in un momento giornalistico televisivo che fa bene, perché è giusto che la città sappia e veda anche come funzionano i lavori del Consiglio Comunale, che se oggi non prevedono la presenza dell'assessore è perché in qualche maniera un regolamento fa sì che questa discussione si terrà la prossima settimana o fra due settimane, insomma la presenza dell'assessore Lodi e dei tecnici. Quindi rinvitiamo gli amici della stampa ad essere presenti per dar modo di discutere effettivamente di tram di Opicina, perché se iniziamo ad aprire su Galleria di Piazza Foraggi, su questo, su quell'altro, sono più bravo mi, se sono più bravo ti, non andiamo da nessuna parte. Il tram purtroppo è un po' sfortunato, nato disgraziato per tutta una serie di cose, nato disgraziato sui lavori di riqualificazione. Ricordiamo che durante l'amministrazione Cosolini doveva stare fermo 4 mesi, è rimasto fermo per diversi anni. Purtroppo c'è qualcosa che non va. Soltanto un dato tecnico per quello che mi è
insomma, tenuto a sapere come Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, non ritorna la macchina che citava il consigliere Russo, ma verranno fatti, me l'ha detto anche sia Codarin che Cason, dei lavori manuali. Indubbiamente non abbiamo noi le capacità e le conoscenze tecniche per andare a discutere fra di noi, se non perché, ripeto, abbiamo una diretta e salutiamo chi ci sta ascoltando. Quindi l'appuntamento, Presidente, dove spero che sarà anche lei presente, quindi la invito, visto che è stato promotore di questa commissione, e alla Commissione dei Lavori Pubblici che si terrà al più presto sul tema. Grazie. Caro Giorgio, la considero una presa in giro venendo da lei, mi dispiace di questo. Prego al team. Presidente, ma non da parte. No, la considero una presa in giro, la considero, e poi vi spiegherò. Però non dovete, la cosa peggiore è irridere l'avversario. Lei sa che io non mi sono mai permesso. E no, ma questa volta lo sta facendo, mi dispiace, non se ne renderà conto, ma è così. E fare una cosa del genere è grave. Grazie, Presidente. Prego, consigliere Altin. Premetto che io non sono un membro di questa commissione, quindi chiedo la parola come... Lei non ha voto, ma ha la possibilità di intervenire. Grazie. Conoscendo Trovo singolare che dall'altra parte di quest'Aula ci vengano fatte lezioni su come il regolamento si debba applicare, laddove in molteplici circostanze questo regolamento è stato interpretato per come tornava comodo a una parte politica precisa. Vorrei anche dire che se uno si limita a leggere una parte delle norme, ma non legge quello che viene prima e non legge quello che viene dopo, evidentemente potrebbe essere fuorviato nel capire qual è il senso di una norma. E questa norma ci dice che la Commissione ha compiti inerenti all'attività propositiva per la più ampia attuazione dei diritti di accesso e di informazione dei cittadini. E ce lo dice all'inizio. E poi ci dice, quasi in chiusura, l'assessore competente o il direttore o il dirigente provvedono a relazionare su eventuali ritardi o inefficienze dell'amministrazione segnalate dalla Commissione. Ma ora, mi volete forse dire che in questi anni i cittadini hanno avuto una operazione trasparente di informazioni di quello che accadeva su quel cantiere? Mi volete forse dire che la Commissione Trasparenza si deve riunire solo quando ha l'ok del Presidente del Consiglio Comunale? Ma scusatemi, ma che trasparenza sarebbe se un rappresentante della maggioranza che governa la città potesse decidere di impedire la riunione di una Commissione Trasparenza? E quanto facile sarebbe che l'assessore a suo gusto non si presentasse a relazionare su un cantiere che è in queste condizioni da 7 anni. Ma io dico, ma non si prova un po' di vergogna davanti a questo? Non si prova un po' di vergogna? Noi non siamo venuti qua per mettere in croce nessuno, siamo qui per fare delle domande su documenti, e nulla ostava all'assessore competente a venire qui e a fornire gli opportuni chiarimenti. Credo avrebbe fatto un servizio alla città, perché ricordatevi che noi siamo qui a fare un servizio alla città. Ci sono altri interventi? Giorgio Sclip e vedo di nuovo la consigliera Kakovic. Sì, intervengo anch'io, non sono anch'io membro della commissione, ma sul tema mi sembra importante dire qualcosa, riallacciandomi a quanto adesso detto dal consigliere Altin. Io, come tutti quelli di Punto Franco, quantomeno immagino anche altri, spero la maggioranza di noi, è qui per fare un servizio alla città. Quindi è evidente che la presenza oggi dell'assessore qui a rispondere a una serie di domande era assolutamente cosa dovuta. Con oggi siamo a 2620 giorni di stop del tranvio Ticina. Sul sito internet di Punto Franco c'è un contatore che conta minuti e secondi in cui questo cantiere è fermo. Chi è nato nel 2015, quindi un bambino che oggi ha 8 anni, non ha mai avuto la possibilità di fare un giro sul tranvio Ticina, e questo dal mio punto di vista è abbastanza triste. Sarebbe bello, come dice il consigliere Codarin, che questo del tranvio Ticina, questo cantiere, fosse un'eccezione, ma non è così purtroppo. Ci sono eccezioni su tutti i cantieri che riguardano la città di Trieste.
non è un'eccezione purtroppo, e oggi per questo motivo siamo qui a parlarne, nel senso che sono tutti in ritardo, tutti fuori tempo. Non si è data certamente puntuale informazione alla cittadinanza di tutti i motivi che causano ritardi, di tutti i soldi che sono stati spesi, di queste voci che si sentono, che si sono sentite dire sulle infiltrazioni mafiose. Non c'è stata una posizione ufficiale del Comune, che magari che smentisse tutto quanto, però purtroppo non c'è stata, è stata negato all'interrogazione del consigliere Russo in consiglio comunale di parlare di questo argomento così delicato e importante, ripeto, per tutti quanti noi. Io avevo preparato una lunga lista di domande, ma oggi, che sono domande non mie ma dei cittadini, oggi queste risposte non ci saranno, perché non abbiamo a chi porle, e questo veramente, di questo veramente mi dispiace. Due domande su tutte, le lasciamo in sospeso, le lasciamo in sospeso per quando avremo l'occasione, così che si preparino e arrivino, e l'assessore Lodi arrivi preparato. Abbiamo capito tutti quanti che il cantiere del Tranio Piccina è un grosso problema, evidentemente, che probabilmente la ditta a cui sono stati affidati i lavori non è la ditta, non è stata capace di realizzarli. La domanda è che tutti, le due domande principali che tutti si fanno è, a questo punto, qual è la data di fine lavori, quando potremo ripartire, riprendere il tram, e ancora chi paga i danni di tutto questo. Grazie. Grazie consigliere, aveva chiesto la parola la consigliera Ricchetti per un secondo intervento, siamo poi, ecco. Mi perdoni? Prego. Sì. Anche senza microfono. Sì. Sulle parlavo di altre discrezionalità della Commissione rispetto alla norma, ma quello non di discorso di cantiere, eccezione. Ma a questo punto, visto che ci sono... Ma parli, le chiedo una piccola gentilezza, consigliere Codarini, siccome c'è la stampa, parli nel microfono. Ecco, dicevo che sul discorso eccezione, parlavo dell'eccezione della trasparenza, non dell'eccezione del cantiere, quindi erano due cose totalmente diverse, ecco. Ma detto ciò, a questo punto io inviterei, anche visto che qualcuno critica l'impostazione e l'interpretazione di quello che è il regolamento, io a questo punto chiederei anche l'intervento, se possibile farlo venire, del segretario generale, perché da come mi risulta ha avuto anche una risposta tramite il presidente, ma che si era confrontato col segretario generale capire effettivamente, cioè, dove siamo, ecco, perché allora, grazie, mi sembra che noi abbiamo un punto di vista, dall'altra parte c'è un punto di vista diverso, e secondo me è utile avere un'interpretazione diversa della nostra. Ho capito il punto, consigliere Codarini. Allora prendiamo il toro per le corna e cominciamo leggendo la lista delle commissioni, degli oggetti delle commissioni di trasparenza degli ultimi 3 anni. No, ma rispondo come voglio, non le pare? Rispondo come voglio, no, io invito a questa commissione chi pare a me. Situazione Villa Hagi Costa, Sala Tripco. C'è insomma tutto l'elenco da parte del Presidente della Commissione Trasparenza Pasino, noi dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra poco. Siamo sempre in compagnia del consigliere Mirko Martini, che torneremo ad invitare a una puntata perché è stata quasi tutta monopolizzata naturalmente dalla commissione trasparenza, che poi, vista la presenza delle telecamere, ha accentuato il dibattito in aula, no? Lo si diceva prima. Torniamo perché davvero è accesa la seduta, allora torniamo a collegarci. Dell'atteggiamento che è stato tenuto dalla maggioranza, che sta tenendo questa maggioranza, perché tutti conoscono il presidente Pasino come una delle persone più posate e ragionevoli, e in questo consiglio comunale in tanti, credo tutti, lo ascoltino con grande rispetto e attenzione quando prende la parola, e averlo portato a difendere in maniera così calorosa un diritto costituzionale deve farvi pensare,
Perché l'ho detto prima e provo a ripeterlo, questa commissione si chiama trasparenza perché esiste nella misura in cui è capace di aprire una finestra rispetto a quello che chiedono i cittadini, perché non lo chiede l'opposizione, i cittadini non sono interessati alle nostre beghe, i cittadini sono interessati a capire meglio quello che sta succedendo in un cantiere che è fermo da anni e lo ripeto che il sindaco di piazza, prendendoci in giro tutti quanti, diceva di voler inaugurare 2 anni e mezzo fa per il suo compleanno. Noi siamo ogni compleanno del sindaco di piazza in piazza Oberdan a ricordare quella presa in giro, che non è la presa in giro dell'opposizione, è la presa in giro dei cittadini. E guardate, però quello che è più grave è che questa maggioranza provi a cancellare l'unico spazio in cui l'opposizione prova a fare delle domande scomode, tanto scomode che oggi l'assessore non viene, e l'assessore è venuto in altre occasioni, in quelle eccezioni che non si capisce. Vi do per buona anche il fatto che sia un'eccezione, ma ci è stato spiegato in punta di diritto, da chi il diritto lo conosce, che non era tale, perché questa commissione ha diritto di parlare sulle questioni di merito che poi vanno nelle commissioni specifiche, ma in questa commissione se ne parla con quella capacità di interrogare la maggioranza, che ovviamente non vuole raccontare sempre tutto, ma è giusto che lo faccia perché i cittadini sappiano. Ecco, il fatto che questa cosa non succeda e che ci sia reticenza da parte vostra, che ci sia la volontà di nascondere, è inspiegabile. Se è stato fatto in passato, io voglio chiedervi di cosa avete paura oggi, di cosa ha paura l'assessore Lodi, perché l'assessore Lodi non viene a rispondere. Perché non venite a rispondere alle domande semplici come quella che ha fatto il collega Sclip? Quando si concluderà quel lavori sul binario? Quando si concluderà quel cantiere? Sono domande semplici come quelle che abbiamo fatto e continuiamo a fare rispetto a cosa succederà allo Stadio Rocco nel prossimo giugno. Non avete ancora risposto. Il prossimo giugno nello Stadio Rocco ci saranno i concerti o ci saranno le partite della Triestina? Lo sanno tutti che quella è una risposta che non volete dare e che scappate, così come oggi è scappata l'assessore Lodi, ed è una vergogna, ma non una vergogna per l'opposizione, è una vergogna per i cittadini che avrebbero semplicemente diritto di sapere perché il simbolo di questa città è fermo da 7 anni e perché questa amministrazione, che si vanta di aver risolto tutto e di vivere i momenti magici, per fortuna non lo dite più, perché no, è evidente che questa città non vive più un momento magico. Da molti punti di vista, chiedetelo alla pallamano, insomma, ci sono tante cose che si potrebbero dire, ma restando sul tema del tram di Opicina, perché avete paura di parlarne qui, in diretta televisiva? Oggi l'assessore Lodi aveva un'occasione straordinaria di spiegare, di spiegarsi, di dare tempi, di dire cos'è che non è andato, perché se ci sono delle difficoltà, ma tutti sono comprensibili, tutti quanti. Se ci sono delle difficoltà insormontabili, è chiaro, non sarà tutta colpa dell'assessore Lodi. È colpa dell'assessore Lodi non essere venuta qui oggi, in trasparenza, a raccontare in diretta televisiva ai cittadini quello che sta succedendo, quello che è successo, se è vero che ci sono state delle infiltrazioni su quel cantiere, se è vero che sono stati fatti male i bandi, per cui sono state selezionate male le ditte, visto che si sono avvicendate ditte diverse, perché un lavoro da 300.000 euro di qualche mese fa ha bisogno oggi che venga rifatto, vengano rialzati i binari, risistemati, e perché? Perché? E chi spende? Chi paga quei lavori aggiuntivi che sono stati fatti? Chi risponde? Chi risponde ai cittadini? A questo serve la trasparenza. Questo è il diritto costituzionale che veniva ricordato prima, con molto calore, e io ringrazio il Presidente perché ha l'autorevolezza per ricordarvi che non siamo qui a farci prendere in giro noi, e non si fanno prendere in giro i cittadini, che chiedono a questa opposizione quello che stiamo facendo, di aprire degli squarci di trasparenza, che è quello che invece questa amministrazione non vuole. Perché non ha mai risposto, perché non ci ha mai detto perché un cantiere di 40 giorni sulla galleria di Piazza Foraggi è diventato un cantiere di un anno e più. Non ci è mai stato detto perché il cantiere sul canale è stato aperto sotto campagna elettorale, è stato chiuso sotto campagna dopo la campagna elettorale, e oggi non si parla più del cantiere sul ponte. Ma quel ponte stava cadendo o non cade più? La trasparenza significa dare ai cittadini risposte rispetto al fatto che ci è stato promesso in campagna elettorale che avremmo avuto 2 piscine terapeutiche in questa città.
non ne abbiamo neanche una, e non si dica che è colpa della magistratura, perché quel cantiere è stato assolutamente lasciato libero e non c'è ancora oggi neanche l'ombra di un progetto su quella cosa lì. E potrei andare a lungo, potrei andare ancora molto più a lungo. La trasparenza serve a questo. Questa commissione, io spero l'abbia capito anche chi ci segue e a chi verrà raccontata questa seduta, è servita anche a ricordarvi che c'è un diritto rispetto al quale l'aver vinto di poco, perché vogliamo ricordarvi che avete vinto 51 a 49 e che c'è quasi un cittadino su due che evidentemente continua a pensarla in maniera diversa da voi. Noi pensiamo che qualcuno in più, visto le simpatiche cose che avete combinato negli ultimi tempi, ma questi cittadini vogliono che vengano rispettati i loro diritti e vengano rispettati anche i diritti dell'opposizione che lavorano per i cittadini che vogliono sapere di più. Ho visto la richiesta di intervento del consigliere Cason, mi pare prima ci siano ancora delle richieste, mi rimetto, se o rinuncia o no. Allora, al consigliere Cason voglio segnalare che esiste un progetto di riforma da me già consegnato, concordato con le forze di opposizione, da me già consegnato al segretario generale e al presidente. Ma vedete, l'esito di questo progetto non mina, cioè non si può pensare che fino a quando l'articolo 16 non sarà sostituito la commissione di trasparenza non fa nulla, semplicemente perché la normativa che la regola è in parte superata. Sarebbe ingenuo, no? Cioè sarebbe che si pretendesse, perché io sono certo che l'esito sarà complesso, l'esito di approvazione del mio progetto di riforma, ma non si può pensare di tenere ferma l'attività, come implicitamente si sta suggerendo, solo a quelle piccolissime parti che non sono riflesse da tutte le precedenti volte in cui invece la Commissione si è riunita. Ci siamo visti in continuazione su questi temi. Chiudo e dando la parola al consigliere Cason. C'è un progetto, mi auguro che venga approvato. Questo progetto riflette le migliori pratiche di gran parte dei comuni italiani che si sono dotati di una disciplina specifica, superando la disciplina di trasparenza. La metterò volentieri a disposizione dei giornalisti questa bozza. Prego, consigliere Cason. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto con molta calma e a titolo, cioè in modo molto propositivo e costruttivo, io prendo atto di quello che lei ha detto, abbiamo già avuto modo di parlarne anche precedentemente, che se una norma di rango superiore supera quella di rango inferiore, quale quella di un regolamento come quello attuale, io sono il primo ad essere d'accordo. Però questo lo verificheremo. Nelle more di tutto ciò, siccome sappiamo che i tempi sono lunghi per approvare una norma regolamentare, chiedo comunque, visto che l'ha chiesto il consigliere Codalin, ma insomma a nome di tutta la maggioranza, che venga trascritto verbale la richiesta del consigliere Codalin sul parere, nelle more di tutto ciò, da parte del segretario generale, su come operare pro futuro, perché noi vorremmo operare correttamente, non vorremmo trovarci più in queste situazioni imbarazzanti come quella di oggi, dove oggi non si è tenuta una commissione di trasparenza ma quasi un consiglio comunale, perché abbiamo parlato più di questioni politiche che tecniche, no? Quindi va bene, attendiamo però che il segretario generale si esprima nei confronti della commissione di trasparenza per i lavori da svolgere correttamente, tutto qua. Devo dire che io non mi sento. Allora, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, si va a concludere, a esaurire anche la discussione all'interno della Commissione Trasparenza, ne parleremo sicuramente ancora nei nostri telegiornali. Io ringrazio Mirko Martini per essere stato con noi, voleva così commentare rapidamente in maniera che è successo in aula. Insomma. Molto rapida, oggi in aula non si faceva un servizio ai cittadini, ma si faceva uno show. Credo che il regolamento c'è e vada rispettato, le norme superiori che sono state nominate c'erano già prima della scrittura del regolamento, quindi in maniera molto chiara quella commissione sì al nome trasparenza, ma dovrebbe avere il nome trasparenza sul procedimento. In ogni caso i cittadini riceveranno da parte dell'amministrazione sicuramente tutte le risposte, e una cosa che bisogna dire in maniera ferma, il comune è un luogo trasparente, perché lavora sotto leggi che lo obbligano alla trasparenza. Ogni atto, ogni cosa viene pubblicato. Non, questo è grave da dire, che noi lavoriamo
cioè significa che ci stanno dicendo lavorate contro legge, e questo non accade, non è accettabile. Io assicuriamo questo anche per chi ci, sì, sta, ci sta guardando. Sì, perché è una cosa importante quella. Allora, grazie, torni presto a trovarci, torneremo a invitarla. Sì. Così ma è sempre un piacere, anche quando si prendono le critiche perché si gesticola un poco troppo, me ne farò una ragione, gli voglio bene lo stesso alla cara signora. Grazie a Mirko Martini, noi ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.